seconda giornata del convegno sulla montagna. Ieri a Palermo è stata una giornata particolarmente importante perché si è fatto il punto sulle iniziative da fare molto concretamente, dal livello politico, a livello tecnico, a livello altamente scientifico, con contributi di docenti universitari che hanno dato veramente il via ad una nuova maniera di approcciare il problema. Abbiamo avuto anche il messaggio del ministro Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, che in qualche modo ha voluto essere presente anche per ribadire la ferma volontà di puntare sulla montagna per preservare l'ambiente, il protocollo di Kyoto, tutto quello che c'è attorno, la peculiarità della montagna come comunità locale. Ecco, tutto questo ieri è stato sviscerato nei vari dettagli tecnici. Oggi a Palazzolo altro passaggio, perché con i sindaci cominciamo concretamente un'altra strada molto precisa e molto concreta a vedere come andare avanti in questa direzione. Io darei subito la parola al dottor Michele Lonzi, che ha fortemente voluto queste giornate di studio sulla montagna, dirigente generale del Dipartimento Foreste. Ieri in qualche modo ha tracciato un cammino strettamente tecnico. Oggi, qui a contatto con i sindaci, possiamo parlare più concretamente, meno teorie, ma più cose da fare. Prego, dottore Lonzi. Allora, grazie, un saluto a tutti. E vorrei dare in anteprima una notizia che è di rinnovamento totale. Ieri sera è stata vistata dal commissario dello Stato, ecco, la riforma dei dipartimenti che questo governo della regione siciliana ha voluto fortemente, e per esso il presidente Lombardo, perché in effetti noi avevamo una dicotomia un po' strana, che abbiamo finalmente tagliato l'ombelico che ci teneva uniti per altri versi a un'altra struttura che invece deve fare altre cose. Allora, da questo momento il Dipartimento assume il titolo di Comando Regionale del Corpo Forestale della Regione Siciliana ed ha le competenze simili, uguali a quelle del Corpo Forestale dello Stato. Anzi, saluto il dottor Palmieri, la dottoressa Marinelle e il professore Pier Maria Corona, che sono qui, ieri sono stati con noi pure a Palermo e oggi sono qui. Quindi fissiamo una data importante, che non è solo quella della scrittura del nome, ma anche dell'allocazione di questa importante struttura all'interno dell'assessorato del territorio e ambiente. E quindi un disegno che durava da 20 anni e finalmente ha visto la luce, e ci colloca in maniera ben chiara a protezione del territorio e dell'ambiente. Quindi credo che sia una cosa fondamentale. Su questo abbiamo un progetto di idee con l'assessore Sorbello e col ministro Prestigiacomo, visto che c'è questa sintonia siracusana in questo momento fra governo regionale e governo nazionale, e quindi cercheremo di sfruttarla nel migliore dei modi. Siracusa è stata scelta per un motivo. Noi queste giornate della montagna abbiamo sempre cercato di farle itinerante, quindi l'anno scorso siamo andati in un pezzo di Sicilia bellissimo, che era quello di Erice, qua c'è il sindaco che poi prenderà la parola dopo di me, e quindi il corpo forestale della regione siciliana, ecco, gira tutti i posti più importanti e dà il senso della vicinanza a pezzi di territorio importantissimo. Io non posso non dire che in effetti i 2/3 del territorio della regione siciliana interno collinare e montano, ecco, in passato non hanno avuto questa grande attenzione da parte dei governi che si sono succeduti, e ci lamentiamo di questo, e ci lamentiamo in maniera fortemente oggi più di prima, perché abbiamo uno strumento forte. Abbiamo uno strumento forte che oggi possiamo utilizzare, ed è il motivo che sta alla base di una ricerca di rivoltare la famosa frittata. Non vogliamo più essere territori svantaggiati, ma territori avvantaggiati. Ora spiegherò perché. E il corpo forestale si erge a baluardo di questa idea
che è fortemente basata sui principi contenuti nel protocollo di Kyoto. Sapete che in questo momento proprio sono dei giorni molto importanti. Ieri era la giornata mondiale dell'umanità, quindi insomma legata alla dignità dell'uomo. Io credo che la dignità degli uomini che vivono in questi territori interni con le aree montane sia fortemente da tenere in conto. Questo non è stato fatto. Un'altra cosa che vogliamo dire, che in merito anche a degli studiosi che ci sono molto vicini, ecco, ieri il professore Pier Maria Corona ha sviluppato un'idea che quella nostra è stata base di questa mia idea poi di un documento che approveremo, poi vediamo fra l'Assemblea dei Sindaci se viene condiviso, che è quello di trasportare in fatti concreti quello che in effetti questi territori interni collinari e montani danno alla protezione dell'ambiente in capacità di assorbimento della CO2, perché se parliamo di foreste, ecco, non possiamo non parlare della montagna, e quindi tutto questo può essere contabilizzato. Ci sono già esempi di queste cose che vi dico, non stiamo parlando di fatti astratti. Ecco, vi porto un esempio concreto: c'è una cittadina attorno a Roma, Rocca di Papa, che ha quantizzato la capacità di assorbimento della CO2 dei loro 237 ettari di bosco, no? E si sono contabilizzati in 60.000 euro l'anno, che sono scritti in bilancio. Sono scritti in bilancio perché si può fare, si deve fare. Allora la nostra idea è quella di pensare a una fiscalità di vantaggio, che a mio parere è ancora più conducente rispetto a quanto in quel comune si è fatto, perché questo riuscirebbe ad attirare, ecco, imprese che invece di andare ad essere localizzate nelle nostre metropoli, che ormai sono inquinate, non si riesce più neanche a viverci. Pensate bene, io vivo tutta la mia settimana a Palermo, ma non riesco a fare una passeggiata neanche alle 10:30 di sera, perché l'aria è inquinata in maniera massiccia, ormai c'è l'isola pedonale obbligatoria, non si riesce più a camminare neanche con le macchine, quindi concentrare tutte le attività attorno a queste tre città, Catania, Messina e Palermo, è stato veramente qualcosa di tremendo, ha distrutto anche queste città che sono un patrimonio di bellezza anche architettonico e culturale, e quindi dobbiamo rivedere queste cose. In più abbiamo avviato un discorso forte, lo abbiamo avviato, dico io, siccome mi sento fra amici, oggi non sono alla sala gialla, quindi posso parlare in maniera più aperta, no? Credo che in 2 anni abbiamo fatto un percorso molto importante, non credo che noi abbiamo ottenuto la celebrazione del congresso di Serpicultura solo perché eravamo simpatici, belli, buoni, bravi, ma abbiamo un progetto, questa nostra mozione che è stata approvata al congresso è stata apprezzata dal ministro dell'ambiente, che ne sta facendo un suo baluardo. In questo momento ci sono i 27 paesi riuniti a Bruxelles per quanto riguarda, ecco, lo studio di queste difficoltà ad attenersi al protocollo di Kyoto. Noi abbiamo dato una strada, che è quella di lavorare con l'ambiente invece di lavorare con la parte industriale. Pensate che questi tre poli chimici industriali già nati obsoleti, perché nessuno può negare che quando fu fatto il polo industriale di Siracusa fu trasportata una vecchia industria dal Texas in questa provincia, quindi già impianti che avevano fatto la loro storia. Pensare di adeguare questi impianti alle tecnologie moderne è una follia. Lavoriamo sull'ambiente. E allora lavoriamo sull'ambiente e noi abbiamo un'idea: la compensazione di prossimità, che può riguardare i terreni viciniori a questi poli. Non possiamo pensare di adottare sistemi che hanno adottato qualche multinazionale acquistando certificati verdi per foreste dell'Amazzonia o quanto altro. Questa è una follia. Cioè, noi dobbiamo compensare lì dove si inquina. Non possiamo pensare a cose assurde. Fra l'altro io non ho certezza di questi certificati verdi che girano, quindi sarebbe veramente una follia. Noi invece possiamo, lo dobbiamo fare, abbiamo un governo
forte, abbiamo uno statuto della regione siciliana autonoma e speciale che può legiferare, e credo che questo lo possiamo benissimo ottenere. Quando parlo di compensazione di prossimità, ecco, non parlo solo delle tre zone distrutte di queste Milazzo, Priolo e Gela, ma parlo dei territori interni prospicienti a queste zone, e quindi sono anche le zone collinari e montane, che non possiamo riguardare e pensare soltanto nei fine settimana che ci piace fare una passeggiata in queste zone, no? Poi rimanendo tutto il resto della settimana un fatto loro, non ci interessa, insomma, un fatto, lasciamole per i fatti loro. Sentivo i sindaci oggi che mi dicevano che molte strade sono interrotte. Ecco, noi lamentiamo la mancanza di infrastrutture materiali e immateriali in queste zone abissali, ve lo dico con competenza di fatto, perché il Corpo Forestale della Regione Siciliana è distribuito in maniera capillare con i propri distaccamenti in ogni parte di questa terra di Sicilia, e se non ci fosse stato, come bene dice il dottore Gavaretto, il Corpo Forestale, noi avremmo perso gran parte del territorio di questa Sicilia, per dissesto idrogeologico e per abbandono delle zone. E credo che l'anno scorso, qualche mese fa, quando abbiamo celebrato la festa del Corpo Forestale a Nicosia, abbiamo costretto, l'assessore è proveniente di là, è nato a Nicosia, ma il presidente della regione, a raggiungere questa cittadina con strade dissestate. Dell'altro mondo, questione dell'altro mondo. Sapete, chi non conosce Nicosia, Nicosia è una città importante, sede tribunale, sede vescovile, una città che ha una storia. Anche questa abbandonata da opere dell'uomo che fa l'altro. Ieri abbiamo parlato dello spopolamento, che non è soltanto demografico, ma è anche uno spopolamento di attività. E noi ci piange il cuore quando in inverno ci siamo solo noi del Corpo Forestale, ecco, vedo le nostre splendide divise messe in fondo, che giriamo in questi paesi, e ci sembrano i paesi quelli del Far West, abbandonati, si loca, si vende, non c'è più niente. Cioè, è veramente una tristezza unica. Allora le colpe non possiamo non darle a chi ha mancato in una programmazione politica di attività nel territorio, e lo dobbiamo dire, non possiamo tenerle sotto acere. Questo abbiamo puntato sull'un terzo del territorio, il territorio pianeggiante e costiero, dimenticando bellezze incredibili che ci sono all'interno della Sicilia. Io saluto anche la presenza del commissario dell'Ente Parco dell'Etna, penso a questi nostri parchi che sono eccezionali. Ecco, non solo l'Ente Parco dell'Etna conosco personalmente, essendo originario di Sicilia orientale, poi il nostro corpo la agisce in maniera molto forte, da un gruppo di soccorso montano veramente attrezzato, siamo in grado di fare operazioni veramente incredibili, e vi invito tutti poi ad essere presenti, ma assieme al Corpo Forestale dello Stato, ma siamo integrati nel servizio Meteo Monte Nazionale, quindi abbiamo su internet le notizie immediate sullo stato del clima in queste zone. Ma penso ad altre zone, incantevole, le Madonie. Chi non ha visto le Madonie ha perso qualcosa nella vita, deve vedere le Madonie. C'è la Bede Bianco, sembra di essere nelle Dolomiti, sembra una cosa veramente stupenda. Come altri posti della Sicilia, pensa ai Monti Sicani, e molti non conoscono i Monti Sicani, ci sono veramente delle bellezze. Tempo fa, in un territorio così lontano dalla Sicilia orientale, è stato ritrovato un teatro greco in quelle zone dove si pensava che i greci non fossero mai arrivati. E invece vi devo dire che una colonia ai tempi del tiranno Ierone II partì da Siracusa, perché erano minacciati di morte, e si fermò in quella zona e fondò una colonia in quel territorio, tristemente conosciuto per altri fatti, perché quella città, quella montagna dei cavalli, che non è la montagna dei cavalli di Corleone, è quella sotto Frizzi, che è un altro paesino, è una colonia greca, nessuno lo sapeva. Quindi quante cose ci sono da scoprire in questa terra di Sicilia, senza pensare alle isole minori, che sono uno splendore, queste isole minori che hanno bisogno di tutela. Noi ci siamo presenti in molte di queste isole, ma abbiamo difficoltà enormi. Abbiamo avuto uno stop del nostro concorso da almeno 11 anni. Possiamo continuare in questo modo. Io sono riuscito a riallineare il Corpo Forestale della Regione Siciliana a quello dello Stato. Abbiamo adottato le stesse qualifiche, le stesse carriere del Corpo Forestale dello Stato. Siamo oggi, da ieri, riconosciuti ufficialmente come Corpo di Polizia della Regione Siciliana in maniera completa.
Quindi a questo punto ecco che nasce sempre di più, ed è qui la presenza del Corpo Forestale dello Stato, questo allineamento totale. Avevamo già pensato a un protocollo di intesa totale fra Stato e Regione, ma i due governi che sono caduti simultaneamente, un botto e botto, ci hanno interrotto il percorso, lo riprenderemo. Perché abbiamo sicuramente un Presidente della Regione molto forte, un Presidente del Consiglio dei Ministri ancora più forte, insomma, e di grande capacità, che capirà che non possiamo non andare verso un motivo di sussidiarietà. Non possiamo assistere che riusciamo a portare aiuti a paesi lontani che hanno pure bisogno e non riusciamo a collaborare fra regioni diverse dello stesso Stato. Veramente questa è una cosa che non funziona. Il progetto federalista che abbiamo davanti e che dovrebbe passare a breve è un concetto di federalismo in uno Stato sempre più forte. Perché se non facciamo uno Stato più forte il federalismo ci distruggerà. Il pericolo che riguarda il Sud e il Meridione è proprio questo. Dobbiamo pensare a uno Stato forte dove le singole regioni abbiano le stesse capacità di portare avanti la propria iniziativa. Vi do dei dati scoraggianti di questa terra di Sicilia, che volevo dare ieri, però ieri c'è stato un convegno che è durato fino alle 3:30, io non ho voluto mai deviare verso la fine, ma sono dato ufficiale. Noi abbiamo perso dal 60 ad oggi 1 milione di ettari di superficie agricola utilizzata. 1 milione di ettari sono una superficie enorme e sono le famiglie dei coltivatori diretti che abbandonano i territori e non ci possono essere uomini del corpo forestale in grado di fare quello che può fare l'uomo con le sue attività a difesa del proprio territorio. Quindi questa è un'altra questione di gravissima attualità e che deve essere presa a fondamento dei programmi del governo della regione siciliana, perché noi abbiamo dissesti idrogeologici gravissimi in questa terra della Sicilia e dobbiamo rendercene conto. Questa cosa si collega a un discorso, vedete, la vita io credo che abbia un senso alla vita di ogni uomo, perché si vanno poi ad intrecciare progetti lontani con progetti vicini. Devo raccontarvi un fatterello brevissimo. Io ho appena laureato, lavorai a un progetto CIPE, che era quello del censimento delle terre incolte, parzialmente coltivate o abbandonate. Questo progetto CIPE che fu presentato alla Regione Siciliana non solo fu approvato, ma diventò a base di una legge fondamentale dello Stato, ancora non attuata completamente. Allora, Ministro Mandino, la 440 del 78, andate a vederla, questa legge appare scritta oggi. Noi già avevamo pensato allora che potesse succedere questa questione dell'abbandono delle terre e quindi l'obbligo a chi ha i terreni di fare le pulizie, di fare tutto, ancorché non lo coltivano, questo non viene fatto. Si dice ma si può sostituire il comune, ma non lasciamo i comuni da soli, non hanno le forze per fare le proprie attività, questo non è possibile pensarlo. Noi abbiamo pensato un'altra cosa in quella legge, abbiamo pensato di fare il censimento, di pubblicarlo agli arbitratori, di mettere a disposizione di chi ne dimostra di avere capacità tecniche, economiche per coltivarle e di darle, non espropriando le proprietà, che non siamo di questa idea. Questo con il privato, poi c'è la mano pubblica che può fare la forestazione. Allora su questa idea noi abbiamo pensato di dialogare con un pezzo importante della Confindustria, che è Federlegno. Molti non sanno che una federazione molto importante della Confindustria è Federlegno, che è una federazione forte, in attivo, e che acquista legno dall'estero, perché non riesce a fare produzione di legno in Italia, non parliamo poi in Sicilia, no? Allora, se già in Italia c'è una percentuale di bosco pari al 70% in mano pubblica, in Sicilia siamo più del 90%. Se pensate che questo significa mummificazione del territorio, non abbiamo fatto niente. Noi abbiamo speso un mare di soldi, non portando l'economia da sviluppo a reddito questi nostri boschi. Allora su questo devo dire che anche qui, accompagnando qualche anno fa, nella mia permanenza a Ragusa, che sono stato dicendo a Ragusa, la Commissione europea che veniva a visitare questi impianti di boschi, questi continuavano a dirmi, ma quanto vi frutta? E io cercavo di parlargli in siciliano per non farmi capire, insomma, questo non ci frutta niente. Allora dobbiamo pensare alle iniziative dei privati, e sono gli unici che possono portare a reddito questi nostri insediamenti. Ma qui c'è una lacuna gravissima, la figura dell'imprenditore forestale non è ancora riconosciuta.
Non abbiamo mai pensato a queste nostre zone come possibili attività che producono reddito e occupazione. È una follia questa. Se pensate soltanto che gli Stati Uniti d'America, al quale guardiamo sempre come esempio per molte cose, per altre cose meglio non guardarci, no? Ma dico, il bilancio degli Stati Uniti d'America, una delle voci più grosse in attivo nel bilancio degli Stati Uniti è gestione parchi e riserve. Io penso e guardo il mio amico Avvocato Foti e dico, ma quanto incassate dal parco dell'Etna? Ecco, lasciamo perdere. Allora, dovremmo riuscire a capire che non possiamo continuare a fare, per esempio, come educazione di tutti, parlo qui al sindaco Scibetta che è un dirigente dell'assessorato, non possiamo soltanto fare i corsi per assaggiatore di olio o di vino, dobbiamo fare i corsi per educatore ambientale, che sono una cosa fondamentale per la crescita della nuova generazione. E il nostro corpo forestale ha specializzato una parte del corpo forestale che ha questa specializzazione, educatore ambientale. C'è quello che ci manca in questa capacità di gestire il territorio, non possiamo sfruttarlo il territorio. Una frecciatina la do pure alla parte agricola, alla quale ho dato un bel pezzo della mia carriera, no? Ecco, io credo che non ci sia più il coltivatore, l'agricoltore. L'agricoltore in quanto tale definizione scritta nei nostri testi, ecco, molto importante. C'è l'imprenditore agricolo che sfrutta il terreno. E guardate, lo sfrutta in maniera pessima, e l'accumulo di concimi, di fertilizzanti e di quanto altro in questi terreni che debbono pare dare qualcosa che non possono più dare, gli ortaggi che in una settimana già sono a produzione. Voi vedete bene che questo non è il ciclo delle piante, che questo non è il modo di fare agricoltura, che questo non è il modo di gestire il territorio. E questo è legato al fatto che si perdono le civiltà contadine. E le civiltà contadine sono stato un fatto importante di questa idea. La cultura, si diceva sempre, scarpe grosse e cervello fino, ma noi abbiamo trascurato tutto questo. Ora, per chiudere questa mia presentazione, credo debba essere messa, se poi condivisa, a fondamento di un documento che presentiamo al governo. L'ultimo giorno vediamo se c'è il vicepresidente della regione che porterà poi al governo questa nostra idea di portare a fiscalità di vantaggio questi territori montani, perché questo dice la legge e non una legge regionale o nazionale, ma un protocollo internazionale. Credo che dobbiamo tutti convincerci che questi 2 anni che abbiamo perso di programmazione europea, io sono convinto che non l'abbiamo perso. Non lo dico perché lo dicono gli altri, lo dico con coscienza, perché 30 anni di esperienza, quasi 31 di questa regione siciliana, ho visto tutti i programmi comunitari partire. Sono stati una polverizzazione di somme incredibile. Abbiamo dato aiuti alle imprese, dobbiamo dare aiuti al territorio. Abbiamo sbagliato, dobbiamo convincerci, perché gli aiuti alle imprese finiscono, gli aiuti al territorio rimangono. E su un territorio difeso si può impiantare l'impresa e l'impresa di qualità, qualsiasi tipo di impresa, turistica, di beni culturali, di agricoltura di qualità, qualsiasi tipo di cose, ma dobbiamo invertire questa tendenza. Ecco, io da capo di gabinetto avevo tracciato una linea, era quella dei distretti, pensare ai distretti. Io pensavo e ho prodotto un'idea che mi ha visto accanto al giornalista Cascio, questa idea partorita 10 anni fa. È attualissima. Noi parlavamo del distretto del sud-est della Sicilia e avevamo messo a regime 2 province, non un comune con l'altro comune, 2 province, un intero territorio che si fotografava assieme per caratteristiche uniformi. Credo che dobbiamo pensare a questa programmazione ultima che ci resta per concentrare i fondi dove abbisognano di essere spostati. Credo che non sia, ho parlato pure con il nuovo dirigente della programmazione, il dottor Leonardi, che aveva un'idea di rivedere l'intera programmazione, allora gli ho detto, guarda, abbiamo preso già 2 anni, se rivediamo la programmazione prendiamo altri 2. Occorre fare una cosa più semplice. La politica deve scegliere le linee di sviluppo di questa terra di Sicilia, dopodiché vediamo gli assi e le misure che si attengono a quelle linee di sviluppo e gli mettiamo i fondi, li mettiamo tutti là. Gli altri lasciamo delle cifre significative soltanto per essere appostati, ma questo lo possiamo fare. E allora, se come pensiamo, e chiudo,
le aree interne, collinari e montane di questa terra di Sicilia, con i loro paesi, con i loro insediamenti, con la dignità degli uomini che ci vivono, è importante per queste terre, e lo crediamo, non lo diciamo solo perché celebriamo questa giornata, lo diciamo seriamente, lo possiamo dimostrare quanto di bene ci danno queste zone, le metropoli che inquinano, gli insediamenti industriali e l'altro. Allora, se questo lo pensiamo, credo che questa ultima programmazione debba guardare queste zone, concentrando, ecco, una propria attività su infrastrutture materiali e immateriali. Per immateriale faccio un esempio: banda larga. In molte zone prendiamo forse solo la RAI, ma anche i telefonini si prendono. In qualche zona qua vicino pure non riescono a prendersi i telefonini. Pensiamo che i giovani possano impiantare un'impresa non avendo neanche la possibilità di collegarsi. È una follia. Questo lo possiamo fare. Io come corpo forestale, e veramente chiudo, mi impegno attraverso il corpo forestale, che c'è un progetto già presentato a CIPE, per aggiornare le mie postazioni, introducendo la banda larga, e la darò in dotazione ai comuni che sono nel territorio. Vediamo se qualcuno riesce a fermarmi questa volta. Grazie. Grazie al comandante generale del Corpo Forestale Siciliano, e questo il nuovo titolo sulla base della legge che è stata approvata. Andiamo avanti, parliamo adesso di montagna dal punto di vista generale, ma anche con un'ottica particolare. Abbiamo il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida. È qui con noi, e l'anno scorso è stato lui padrone di casa in queste giornate itineranti che appunto vogliono girare tutti i centri montani della Sicilia per dare pari dignità, per creare questa unità di intenti e di cammino fra tutti i sindaci che si occupano di montagna. Prego, sindaco. Sì, ecco, sì. Prima proiettiamo un video, poi ci sarà l'intervento. La giornata dell'anno scorso. Thank you.
avete visto immagini e suggestioni del suono, quante emozioni suscitano, e anche questo il ruolo dei luoghi affascinanti della montagna. Adesso il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida. Già combinata, no? Diciamo, questo è possibile. Dicevo poco fa. Grazie. Dicevo poco fa, collega di Palazzola Crede, che intanto ringrazio e saluto assieme ai presenti, ringrazio per l'ospitalità, che questa musica assieme a queste immagini che stamattina un po' per la prima volta Maurizio, se me lo consentite, mi ha regalato, provocano una emozione vera. Vera perché ti fanno pensare, e poi ti fanno anche un po' incazzare, chiedo scusa per le signore, ma ti fanno pensare che fra quei boschi, insomma, quelli che sono rimasti qui, c'è Giacomo Patti, dottor Cavarretta, insomma, che ne sanno qualcosa, fra quei sentieri un po' abbandonati perché non vengono più utilizzati, fra quelle stradine, fra quelle viuzze, fra quelle pietre, si legge comunque la storia della montagna siciliana, dei popoli, delle generazioni, nella considerazione che, voi sapete meglio di me, che un po' per sopravvivere, spesso dunque per necessità, per difendersi dai predoni e dai conquistadores, i popoli, e se provassimo a guardare a un'altezza di 600-700 metri con un cannocchiale orizzontale la Sicilia, noi troveremmo un sacco di città più o meno spopolate, visto che uno degli argomenti che tu hai trattato, che stanno sulle montagne. E su quelle montagne, su queste montagne, è una storia comune, c'è gran parte dell'identità nostra. Monumenti, chiese, tradizioni, culture, stanno lì. Oggi chi sono? Quanti sono rimasti ad essere guardiani di questa storia, di questa cultura e di queste tradizioni? I giovani, ieri sera una collega della nostra bellissima hostess diceva: ma guardate, eravamo a cena, ma guardate, oggi qui non c'è più nulla da fare. E dobbiamo andare via da questa terra. E nelle cose che lei diceva, a me veniva da pensare, ve lo voglio confessare, una volta si andava via con la valigia di cartone, possibilmente, ma con la grande voglia di ritornare. Oggi si va via con la valigia firmata, ma con la determinazione di non tornare. E questo è un po' accaduto anche con la storia delle montagne, delle nostre montagne, poi ci sono i disagi, l'emigrazione a valle. Perché l'incazzatura? Perché se da un lato è vero che un popolo senza radici non ha memoria, un popolo senza memoria non ha sicuramente una storia e non può pretendere di avere un futuro, io vorrei capire la ratio della nuova norma, ieri ho preso, in elaborazione, che dovrebbe tagliare dalla faccia della terra, dal punto di vista legislativo, l'esistenza, per esempio, di Monte San Giuliano. Questa non l'ho capita proprio. Si può, con un tratto di penna, scrivendo tre cose, con un'interpretazione di una norma nazionale pensata ad uso e consumo del resto del paese, avere la presunzione di dire che quella che abbiamo visto poco fa, 756 e passa metri sul livello del mare, che è stata, come dire, sede della storia di uno dei più grandi comuni europei,
non è una montagna, non è una comunità che vive una condizione di disagio e che potrebbe godere dei benefici, poi dobbiamo vedere ancora quali sono, se ci saranno, perché fin quando le gestiscono senza offesa le province regionali, consentitemi, per quello che è accaduto in questa terra, poco fa alcuni colleghi parlavano, come dire, un po' di queste cose. È possibile con un tratto di penna decidere se è esistita una storia, una tradizione, una cultura, una montagna, se c'è, se non la vedi? Perché magari ha la fortuna anche di essere bagnata dal mare. Ora vedete, io lo dico in maniera molto franca, lo dico dottor Lonzo, lo dico Mimmo Cavarretta, ma credo che ci si conosca da un po' di tempo, ognuno ha la sua grande autonomia, però da quelle parti non è che avremo la difficoltà di agire nuovamente anche in sede, come dire, giudiziaria, se del caso, come abbiamo fatto con l'assessore alla sanità. Lo dico in maniera molto franca, vedete, il paradosso è che nella vita, o la vita che insiste, parlo di Erice, ma parlo delle nostre montagne, parlo delle comunità che stanno in montagna, che sia chiaro, chi più chi meno i problemi possono anche essere simili. Tu gli togli la guardia medica, cioè, in Sicilia, mi piace ripeterlo perché fa parte anche della nostra cultura dialettale, si dice dopo che a Santa Chiara la rubarono, in questo caso la sanità siciliana, dico io, a Erice ci misero la rara, cioè hanno chiuso la guardia medica, perché questa è la nostra storia, se non la guardiamo in maniera, come dire, molto puntuale, credo che non andremo lontani. Si chiude la guardia medica ad Erice perché Erice oggi conta sulla carta d'inverno 655 abitanti e perché dista 12 chilometri dall'ospedale che c'è giù a valle al mare. Ma ci si dimentica però che per raggiungere, per fare quei 12 chilometri d'inverno con la nebbia, con le strade gelate, guardi, tu ci appizzi la pelle. E poi scusate, se Erice o un altro comune, ci sono tanti bellissimi, piccoli o grandi, con nomi più o meno altisolanti e noti nella nostra terra, ospitano visitatori e turisti. E che fate? Devono venire con i medici accompagnati questi, insomma, non ho capito. Servizio di continuità assistenziale che mi pare garantito anche dalla Costituzione italiana, credo. Questo dovrebbe saperlo sia Massimo Russo, che peraltro è un mio amico, ma è un magistrato, queste cose dovrebbe saperle, così come i suoi collaboratori. Sapete com'è finita? Che alla fine il TAR ha dovuto certificare e dire le cose che sostanzialmente, senza, come dire, grande competenza tecnica, in maniera molto succinta e sintetica, sto esponendo io. E dunque è stata riaperta. Ora, ma è possibile che per difendere quelli che sono, credo, alcuni dei presidi, che sono anche testimonianze, non solo servizi, di valore del nostro territorio, bisogna ricorrere al TAR. Io, visto che ieri c'era Giovanni Lavia, oggi so che deve venire l'assessore al territorio. A me piacerebbe però che, insomma, ci si guardasse una buona volta negli occhi e si parlasse in maniera chiara. Bisogna capire, ci bisogna confrontarsi. Guardandoci negli occhi, ho bisogno di ricorrere anche in sede politica, nelle aule giudiziarie. Allora io dico questo, a me non sta bene sta roba per la quale, se sei un comune, un territorio bagnato dal mare, non puoi essere montagna. Come dico anche un'altra cosa, non possono esistere realtà, come dire, così come era prima, anche dalle mie parti, dove il concetto di marginalità, di disagio montano era riconosciuto a tutti. E comunque, però, laddove ci sono delle presenze, questo va sottolineato. Così come il parametro non può essere la popolazione dell'intero comune, ma deve essere legato a chi è testimone e alle potenzialità di quella testimonianza, perché credo questo comune, il tuo comune come altri comuni, anche se oggi contano Y abitanti, hanno avuto una storia, una testimonianza e hanno una potenzialità anche in termini di ricettività e di flussi
turistici e non solo, di molto più grande. Allora credo che dovrebbero essere questi i parametri. Mi è stato detto poi che c'è un documento da qualche parte che bisognerebbe definire oggi, se siamo d'accordo su questi concetti, li mettiamo nero su bianco e andiamo avanti. La montagna vive se l'uomo la vive, questa è una frase che a Iosa mi ha ripetuto il dottor Cavarretta e che comunque credo che sia un patrimonio, come dire, condiviso. E la presenza più evidente della vita è, piaccia o non piaccia, se abbiamo detto che chi ha i capelli bianchi è custode, è quella dei giovani. Io, l'impegno che lei ha assunto, adesso che ha più potere rispetto a prima, me lo conservo ancora. Dunque, nelle more che si riesce a fare questa scuola di formazione che riguarda la dimensione delle vostre attività in Erice, posso intanto rassegnare a lei, a Maurizio e agli altri amici con i quali abbiamo condiviso, a Filippo e gli altri, un po' quella esperienza, che noi quel salone che abbiamo visto lo abbiamo destinato ad un luogo per le conferenze, lo abbiamo attrezzato anche su, diciamo, con delle aule eccetera, perché un tanto proprio sui giovani abbiamo cercato di trovare un'intesa con chi sostanzialmente i giovani ci li può portare quantomeno a studiare. E siccome non abbiamo trovato, entro virgolette, credito formativo utile e non solo vissuto con logiche baronali, con le università siciliane, abbiamo fatto un ragionamento e un patto con Sapienza, Università di Roma. Da gennaio inizieranno una serie di master e di attività di alta formazione che speriamo, assieme all'impegno che lei ha assunto, assieme a delle altre iniziative, possano consentirci di portare su una presenza anche di giovani studenti. Dico questo perché ieri sera Maurizio mi diceva: ma tu te lo immagini un palermitano con quali incentivi lo fai ritornare a Ganci? No? Che cosa? Allora, io penso un'altra cosa, però posso capire la persona adulta che ha una professione eccetera, però la forza straordinaria dei giovani, sui quali spesso e volentieri noi non puntiamo, è quella che ti può dare la variabile. Ci si può innamorare di un posto, ci si può innamorare in quel posto, si può decidere innamorandosi di rimanere in quel posto, si può decidere senza andare via da questa terra di inventarsi, se ci sono le condizioni, un'attività anche in quel posto. Dici, tu ragioni in termini di fantasia, vabbè, ma mica si può andare avanti solo in termini di ottimismo. Avremo sicuramente un presidente della regione forte, un presidente del Consiglio dei Ministri più forte, però rischiamo di campare per forza da queste parti. Dunque credo che dovremmo un po' andare oltre. A me piacerebbe, per esempio, se il collega che ci ospita, gli altri colleghi, e poi mi passerò anche la mano sul petto ovviamente, mi piacerebbe per esempio assieme a loro, assieme ai dirigenti delle amministrazioni, assieme a chi deciderà come spendere queste risorse, si possa sedersi attorno a un tavolo, si possa fare quello che si faceva nella prima, nella seconda e possibilmente che si continua a fare nella terza repubblica, illegale quello. Imprenditori, anche sponsorizzati e soggetti politici, si mettevano d'accordo su come destinare le misure. No? Cronache giudiziarie, le leggiamo ogni giorno, no? E poi per come gestisci gli appalti e quant'altro, con tutto INS connesso. Ma è possibile che un governo nazionale, un governo regionale, gli amministratori degli enti locali non si possono mettere assieme, fare lobby per decidere come utilizzare i fondi per le proprie comunità? Cioè, qui è un paradosso, noi viviamo, come dire, un eccesso, no? Quello è accaduto e possibilmente ancora accade. E invece quello che dovrebbe accadere alla luce del sole, io ho titolo, tu hai titolo, i colleghi presenti hanno titoli,
I governanti della regione e così del paese hanno titolo a decidere alla luce del sole come meglio utilizzare le risorse finanziarie per favorire, dare servizi, migliori servizi e favorire e stimolare la crescita delle proprie comunità. Non si può fare questo, si può fare se gli amministratori sono presenti. E io penso che qui dentro, se ci contiamo come amministratori, credo che siamo nettamente minoranza. Non dico il numero, lui non c'entra nulla, non dico il numero, però un'autocritica noi dovremmo anche un po' farcela, perché sennò staremmo sempre a piangere e mai, come dire, avere la forza. Deleghiamo chi? Deleghiamo chi? I partiti politici. Io vengo da una storia, guardo con attenzione a tutto quello che può significare, però vedete, nell'elezione diretta del sindaco non esiste storia di partito politico. Le persone votano le persone. O lo capiamo una buona volta, oppure anche qui continueremo, come dire, a scontare un arretramento culturale. E non possiamo delegare l'ANCI o altro. Tanti problemi che alla fine nessuno va in buca. Allora, in questa direzione io gradirei che nel documento che si fa oggi, se si riesce a fare questo benedetto documento, credo, guardate, che tutti siano d'accordo, destra, sinistra, centro, Pallini, Apuà, gli amministratori dei comuni della montanità siciliana, si impegni materialmente il governo della regione, qui rappresentato, consentitemi, per delega anche ai suoi più alti funzionari, a immediatamente insediare sul benedetto tavolo plurale partecipativo di confronto su come meglio indirizzare, quella che poi sarà la definizione dei bandi, l'impegno delle risorse finanziarie. Io un paio di cose vorrei in questa direzione dirla, non ho la presunzione di anticipare nulla, però dottor Lonzi parlava di fiscalità di vantaggio. Noi abbiamo avuto l'avventura in quel di Erice di concorrere assieme ad altri comuni siciliani e nazionali e siamo fra i tre comuni della Sicilia, fra le 22 comunità italiane, che abbiamo avuto riconosciuta come apprezzamento premiale anche alla nostra progettualità per la zona franca urbana. Possibile pensare che fiscalità di vantaggio significa una montagna franca esentasse per chi investirà, in modo particolare per le microimprese e giovani che lì si vogliono cimentare? Più che zona franca penso a una montagna che è affranca, storia, cultura, tradizione, possibilità di sviluppo. Se volete ci possiamo giocare e fare anche lo slogan, visto che oggi come oggi la politica va anche per slogani. Slogan. Abbiamo il problema della, come dire, occupazione in Sicilia, di come far investire un po' meglio i soldini ai nostri cittadini, a quelli che ancora qualche risparmio ce l'hanno. Siccome siamo persone che spesso e volentieri, quando ci toccano la tasca, le cose le capiamo meglio, e quando ci fanno capire che c'è un vantaggio, tutti ci precipitiamo. Bene, vengo e dico, ma scusate, se noi stimoliamo una esentasse, è stato fatto con l'ICI ed è stato deciso a Roma sulle strade che devo aggiustare ad Erice, ma posso decidere ad Erice di non far pagare la bucalossi o qualcos'altro? L'importante è che il proprietario di un vecchio casolare me lo ristrutturi, o me lo devono decidere a Roma quello che devo fare io ad Erice o tu qui? Non lo dico per polemizzare, lo dico per sottolineare le contraddizioni delle scelte che si fanno. A Roma decidono se o meno devo utilizzare l'ICI per sistemare le strade del mio comune, e io qui non posso decidere se devo farti lo sconto sulla bucalossi o su quant'altro per obbligarti indirettamente, perché ti conviene, se lo fai in quel periodo, ad aggiustare casa. E se aggiusti le case nei comuni montani, metti in moto un processo di recupero edilizio enorme, che occupa una dimensione lavorativa occupazionale enorme, perché non è come fare i nuovi appartamenti, no? Che arrivi col camion, un cubo già pronto, pigli la gru, lo metti, pitti un poco, lasciatemi un po' utilizzare il folklore del nostro linguaggio, e lo sistemi lì. È possibile questo? È possibile che una parte
di queste risorse guardino e cercano di coniugare anche, perché noi quando pensiamo e parliamo di turismo, dalle nostre parti parliamo solo di mare, no? Poi ci ricordiamo che magari ci facciamo belli gli occhi guardando le montagne, gli alberi, abbiamo parlato dell'abete bianco, eccetera. È possibile che anche le misure promozionali e turistiche siciliane possano legare un po' come siamo abituati noi a casa nostra, dove c'è il salone, la sala da pranzo, dove accogliamo tanti amici, eccetera, però poi c'è un luogo un po' più riservato, che può essere l'estate la terrazza, e che può essere l'inverno possibilmente un angolo un po' con due poltrone, un camino. È possibile pensare che la montagna possa supplire questo ruolo nella nostra cultura in termini di ospitalità e di servizio? E dunque legarla anche con altre strategie del governo della regione in termini di promozione più complessiva. Scherzavo con il signor Maiorana, che mi ha accompagnato qui di questi giorni, perché per arrivare qui da Erice mi ha impiegato qualcosa, se dobbiamo metterla su strada, come 4 ore e mezzo. Una nostra collaboratrice in 6 ore è volata stamani in Malesia. C'è qualcosa, no? La soluzione alternativa era andare a Lampedusa a pigliare il volo, con il rischio di rimanerci, no? Perché pigliare il volo, cosa voglio dire? Che a volte le distanze possono essere tante o possono anche essere più contenute, se uno per davvero le vuol fare, crede nelle cose che vuol fare. E io vorrei dire questo al dottor Lonzi per il suo ruolo, Cavarretta, a Maurizio, a Filippo, a tanti altri, vi auspico anche, non so se ci sono anche altri dirigenti, vabbè, dottor Patti, se ci sono altri dirigenti. Vedete, se si accorciano le distanze, anche in termini fiduciari, è possibile tirar fuori, come dire, qualcosa di positivo. Ecco perché propongo la questione del tavolo, ma non per tanto per andare a contrattare, perché se dovessi andare a contrattare, consentitemi un po' per il carattere che mi ritrovo, entro virgolette, vado a fare un po' di casino all'assessore, un po' di casino all'Ozzo, un po' di casino a Maurizio. Non credo che serva e che sia utile questo oggi ai nostri comuni. Allora, un po' questa idea, se possibile poi a margine metterla nero su bianco nell'ambito del documento, con l'impegno, tra l'altro Giovanni Laria, quanto mi risulta, è stato quello, e qui c'è Salvatore Damiano e altri rappresentanti di sindacati autonomi, che ha avuto quantomeno l'accortezza e la serietà sì di discutere al tavolo con le organizzazioni sindacali classiche e tradizionali, ma anche di sapere ascoltare anche le minoranze. Bene, io sarò ANCI, sarò tutto quello che volete, eccetera, però guarda, io penso che Cammarata abbia altre cose da fare, altri hanno altre cose da fare, men che meno nell'ambito delle cose che fanno pensano, si preoccupano in maniera prioritaria delle questioni che onestamente ci riguardano. Facciamo lobby alla luce del sole, questo è il senso dell'intervento. Colgo l'occasione per ringraziare il Corpo Forestale, perché devo dire, adesso non vorrei scivolare in polemiche, ma rispetto ad altre amministrazioni, sorelle, consorelle, cugine, poi ve la vedete voi, devo dire che onestamente una grossa, adesso che siete lì di tessere, una grossa mano d'aiuto da quelle parti ce l'hanno data. Devo dire, c'è un buon clima, ci sono i vostri operatori che lì per davvero fanno i poliziotti, che rendono onore e omaggio a quella divisa, e che onestamente ci hanno consentito di, come dire, meglio monitorare il territorio. E Giacomino lo sa, la presenza è l'iune, si dice dalle mie parti. Se c'è la presenza sul territorio è anche più facile scongiurare atteggiamenti di malintenzionati, ed è calato notevolmente non tanto il numero dei tentativi che ci sono stati e continuano anche a metà novembre ad esserci di incendi dolosi, ma le aree sostanzialmente
bruciate. Qualcuno dirà, vabbè, perché ci sono di mezzo, sarà anche vero, ma perché soprattutto sono costretti, chi vuole ancora cimentarsi in questo sport criminale, sostanzialmente a inventarsi la qualunque in condizioni meteo a lui non favorevoli, dunque più facile circoscrivere e dimensionare. Auguri al Corpo Forestale, l'estensione delle attività di vigilanza ambientale. A me fa molto piacere questo, mi auguro che ci sia, se non ho capito male, però la possibilità che voi possiate operare oltre l'ambito del demanio, giusto? Del demanio. C'è bisogno dalle nostre parti, io mi auguro che sia Giacomo Patti quello che coordina un po' le operazioni da quelle parti, di come dire, interagire, perché il territorio insomma presenta anche elementi diversi, non solo nel contesto montano, ma anche di discariche e quant'altro, un po' disseminati anche nelle nostre campagne, che piaccia o non piaccia rappresentano quanto di più bello in termini di testimonianza noi possiamo vivere. Auguri dunque a voi e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie al sindaco di Erice. Fra l'altro sulla difficoltà di riconoscimento delle aree montane, ieri c'è stato un bell'intervento degli rappresentanti dell'ente Italiana Montagna, c'è il dottor Stefano Pignotti che è qui con noi oggi e che potrà durante il dibattito probabilmente approfondire meglio l'argomento. Ecco, sindaco di Erice, padrone di casa lo scorso anno, il sindaco di Palazzolo, Carlo Scibetta, padrone di casa quest'anno, a lui la parola. Grazie e soprattutto a nome dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, benvenuti a Palazzo Lacrede. Un grazie particolare lo rivolgo ai tre assessorati, l'agricoltura e foreste, il turismo e il territorio ambiente, per aver scelto quest'anno per la prima volta in maniera unitaria di celebrare questa giornata della montagna qui a Palazzolo. Nello stremo punto sud della Sicilia orientale. Io nel momento in cui mi è stato proposto di organizzare la giornata a Palazzolo ho subito detto: la giornata non deve essere organizzata a Palazzolo per Palazzolo, la giornata deve essere organizzata a Palazzolo, e vi ringrazio per la scelta, per celebrare, soprattutto per mettere in pedrino un intero comprensorio che è il comprensorio Ebleo. Ed è per questo che in qualche modo ho voluto che, dopo il sindaco di Palazzolo Lacrede, desse il saluto in questa giornata il presidente dell'Unione Valle degli Iblei, dottore Pavano, nonché sindaco del comune di Buccheri. Ho ascoltato con molto piacere l'intervento del mio collega di Erice. Devo dire che per me è un piacere e un onore cogliere il testimone del comune di Erice della giornata della montagna. Ho ascoltato con molto piacere le sue parole, perché con molto entusiasmo e soprattutto con molta enfasi ha fatto capire o ha detto implicitamente che il futuro di un luogo non ce lo deve destinare qualcun altro. Il futuro di un luogo ce lo dobbiamo scegliere noi, ed è questo secondo me l'aspetto importante che noi amministratori della montagna dobbiamo cogliere. Noi dobbiamo iniziare a essere propositivi, noi dobbiamo iniziare a pretendere da chi è che ci rappresenta e soprattutto dalle istituzioni provinciali e regionali maggiore attenzione nei confronti della montagna. Io devo essere sincero, ad ogni riunione in cui sono andato, in cui si è parlato di montagna, non ho visto altro, non ho sentito altro che una lamentela. Siamo abbandonati, siamo marginali, è un territorio a margine di qualsiasi politica di sviluppo. Ebbene, io credo che oggi è arrivato il momento, e mi fa piacere avere sentito le parole del sindaco di Erice,
di non soffermarci sulla marginalità, perché quella oramai è condivisa, è inopinabile ed è una marginalità che conosciamo tutti, soprattutto perché ci stiamo parlando tra amministratori della montagna, soprattutto perché ci stiamo parlando tra operatori che operano nella montagna e nelle zone interne del territorio siciliano. Io credo che oggi dobbiamo iniziare a dirci le cose che vogliamo fare e non le cose che ci vogliono fare fare. Io avrei tanti motivi di lamentela, ne cito soltanto alcuni, e qui credo che i residenti della zona capiscono subito cosa voglio dire. Non si può concepire un'autostrada Siracusa-Gela senza prevedere uno sbocco sull'autostrada per un intero comprensorio montano. Questo significa veramente lavorare in ufficio senza comprendere quelle che sono le esigenze del comprensorio, quelle che sono le esigenze del territorio. E noi è su questo che ci dobbiamo fare sentire. Ma ci dobbiamo fare sentire e soprattutto dobbiamo farci capire nelle cose che vogliamo fare. Ed è su questo che in qualche modo continuerò a battermi e continueremo a batterci come amministratori di questa zona montana, per non essere dimenticati. Ebbene, questa giornata per me ha un elevato significato, perché non è soltanto una giornata celebrativa in cui commemoriamo questa giornata della montagna istituita nel 2002 e voluta dalle Nazioni Unite. Questa è una giornata in cui gli amministratori ci dobbiamo confrontare, purtroppo siamo pochi, è vero, ma ci dobbiamo confrontare per condividere le idee e ci dobbiamo confrontare perché una volta condivise le idee ci dobbiamo fare sentire in maniera unitaria. Dov'è che ci dobbiamo far sentire? A livello provinciale e a livello regionale. Purtroppo non ci sono le istituzioni provinciali, regionali, spero che ne arriveranno. Ma è con loro che ci dobbiamo confrontare. E siccome le istituzioni sono fatte di uomini, e questi uomini in buona parte, per fortuna in questo momento, provengono da questa provincia, io dico allora che è il momento giusto per parlare anche delle cose più semplici. Cioè io quest'anno, per la prima volta, dopo 10 anni di esperienza amministrativa, mi sento dire che non ci sono più le somme destinate per la montagna o per le zone interne, perché il Ministero le ha tagliate. Io in qualche modo ho detto, o in 5-6 mesi sono stato su un altro pianeta, oppure qualcuno sa più cose di quello che so io, e poi alla fine veramente il Ministero, in tutto questo taglio che si prevede, ha tagliato veramente questi fondi. Sindaco, sono le cose semplici dalle quali dobbiamo partire per arrivare a avere le cose più complesse. Quando quelle somme destinate per la zona montana, le province decidono di utilizzarle per l'intero territorio provinciale e possibilmente non per la zona montana, e allora è necessario un confronto, ed è necessario un confronto serio. Per questo la giornata della montagna deve avere anche il senso del confronto e non soltanto della celebrazione. E spero che alla prossima giornata della montagna, ma che domani stesso, possiamo in qualche modo, più tardi, possiamo confrontarci con le istituzioni ai vari livelli. La montagna. Perché sento un immenso piacere di ricevere il testimone del Comune di Erice. In qualche modo il Comune di Erice rappresenta un punto di riferimento per il turismo montano e non solo nell'ambito della Sicilia occidentale. Nel raccogliere questo testimone in maniera quasi utopistica e con una certa, lasciatemi dire, un po' presunzione, mi piacerebbe raccogliere questo testimone del Comune di Erice e diventare un faro per la Sicilia orientale, per l'estremo sud di questa provincia. Ma è ovvio che non voglio diventare un faro, non voglio diventare in qualche modo una realtà di riferimento
senza tenere conto di quello che c'è nell'intero comprensorio. Noi lo diciamo a voce alta, vogliamo crescere come comprensori ed è per questo che siamo riusciti e fino a questo momento stiamo portando avanti l'istituzione Unione dei Comuni Valle degli Iblei. Ed è come istituzione che vogliamo proporci sia alla provincia e sia alla regione. E da questo momento sono convinto che come Unione dobbiamo iniziare a dialogare con i sindaci delle altre realtà montane, nelle quali spero ne ci siano altrettante unioni, e se non ci sono dialogheremo direttamente con i sindaci per fare quella lobby che è necessaria per farci sentire a Palermo. Non lo so se è il tavolo da istituire a Palermo o in altra sede che ci può portare a qualcosa. È necessario però individuare uno strumento tramite il quale gli amministratori anche delle zone periferiche come le nostre siano ascoltati per tenere conto le esigenze di queste zone. Avrei piccole suggerimenti da dare, proposte da fare in questa occasione. Non parlo di spopolamento perché ne abbiamo parlato già abbastanza, se ne è parlato ieri, oggi l'abbiamo ribadito. Io sono fortemente preoccupato quando qualcuno dice che le grosse risorse finanziarie verranno gestite per le grandi opere. Mi fa piacere da siciliano perché abbiamo bisogno di completare la rete autostradale, spero che in questo completamento ci sia lo sbocco per la nostra zona montana, cioè rappresenterebbe il minimo della spesa in tutto quello che si deve fare, che quasi c'era ed è tutto approvato ma non ci sono mai le risorse, non ci sono mai i finanziamenti, eppure sento dire, so perché non vivo in un altro pianeta, che ci sono un mare di risorse finanziarie. Ebbene, mi fa piacere ascoltare i grandi progetti per completare la rete autostradale, per poter intervenire sulle ferrovie, finalmente sulle strade ferrate, per costruire autoporti e così via discorrendo. La cosa della quale in qualche modo mi preoccupo e che mi preoccupa e che ci preoccupa come comprensore, ma immagino che preoccuperà anche i miei colleghi delle altre zone montane, è questa regia regionale sulla quale si vuole puntare sui progetti. Ho la preoccupazione di un ritorno a una regia regionale che in qualche modo accentri il tutto per gestire le risorse. Perché in qualche modo c'è stata un'esperienza positiva in Agenda 2000, caro Sindaco, che ha dato buoni risultati, sono stati i PIT. Noi in questa zona con i PIT abbiamo portato avanti un grande progetto. Ora ieri ascolto dal responsabile della segreteria tecnica del Presidente che forse, anche se parliamo di PIS, soldi per i PIS ce ne sono pochi. I PIS in qualche modo dovrebbero cogliere il testimone del PIT. E la cosa mi preoccupa. Dico, se quello che è stato un risultato positivo della territorializzazione delle risorse e quindi della gestione delle risorse a livello periferico viene messo in discussione, perché si assegnano poche risorse, allora vuol dire che in questa regione in qualche modo stiamo facendo un salto indietro, non un salto in avanti. E la cosa mi preoccupa, e qui sì che dobbiamo fare lobby, che dobbiamo chiedere il tavolo, che dobbiamo chiedere il confronto, prima ancora di aspettare quei primi giorni di gennaio in cui probabilmente ci chiameranno a tutti e 100 sindaci per non so fare che cosa, a tutti i 100 sindaci sentirci in mezza giornata. Questa è una cosa, è un dato preoccupante, perché i soldi, visto che i ditti hanno dato un buon risultato, almeno nella nostra zona lo hanno dato, in qualche modo quell'esperienza deve essere non continuata, deve essere ampliata e rafforzata, perché rientra in quel concetto di federalismo, a meno che io il federalismo ancora non l'ho capito in che cosa consiste, in quel concetto di federalismo in cui si dà effettivamente maggiore autonomia gestionale alle istituzioni locali, alle unioni, ai comuni.
perché a poco vale avere i poteri anche col pacchetto sicurezza e non avere le risorse. Noi ci possiamo scrivere le carte, possiamo fare tutte le ordinanze che vogliamo, possiamo metterci e spenderci in prima persona per fare valere i nostri poteri o per mettere in campo i nostri poteri, ma se non abbiamo le risorse i risultati sono limitati, come in effetti lo sono per diverse tematiche. Ebbene, la territorializzazione delle risorse secondo me è un concetto sul quale ci dobbiamo spendere e sul quale ci dobbiamo fare sentire, così come in qualche modo, visto che siamo aree marginali e che viviamo in questo momento soprattutto nel meridione una preoccupante marginalità che si traduce poi in spopolamento, erosione demografica e così via discorrendo, è necessario che si valuti attentamente se in determinati progetti, in determinati bandi si possa inserire dei punteggi aggiuntivi per delle premialità per le aree interne, perché in qualche modo o ne si potrebbero destinare delle somme per le aree interne in maniera tale che anche le aree interne, coordinandosi tra di loro i vari amministratori con l'istituzione provinciale, perché io credo che la provincia debba e deve fare un grosso lavoro di coordinamento per le politiche di sviluppo locale, coordinandosi fra di loro possono presentare dei progetti di sviluppo sostenibile, compacenti con quelle che sono le esigenze o con quelle che sono le potenzialità dei singoli territori montani. E l'idea di operare secondo territori omogenei montani in qualche modo potrebbe essere un'idea vincente, perché ci consente di coordinarci meglio e soprattutto ci consente di far emergere quelle che sono le potenzialità di questi nostri territori, che per storia sono leggermente diverse, almeno per quanto riguarda la storia antica. Vi ringrazio e soprattutto vi auguro una buona giornata. Speriamo di essere all'altezza delle vostre aspettative in termini di ospitalità. Benvenuti a Palazzolo e grazie. Grazie al sindaco Scibetta. Far sentire forte la voce della montagna, lo ha ribadito Scibetta, lo ha detto il sindaco di Erice, è stato ribadito anche ieri con forza nel dibattito nella sala gialla, proprio perché c'è quel principio di sussidiarietà che nasce dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, che finalmente si deve fare realizzare concretamente nelle comunità locali. Comunità locali che, grazie anche al principio di prossimità, di vicinanza al cittadino, devono avere la preminenza anche rispetto alle autorità regionali. Per questo il concetto di regia regionale rispetto agli enti che operano sul territorio è un concetto che in qualche modo va rimesso in discussione. Ma proprio sulla regia regionale c'è qualche novità che vorrebbe aggiungere il dottore Lonzi. Sì, rispetto alle programmazioni passate, ho dimenticato di dire una cosa importante che però mi ha sollecitato il mio amico sindaco di Palazzolo. Ecco, in questo dialogo che sono riuscito ad avere con il nuovo direttore della programmazione, che è il professor Leonardi, tra l'altro personaggio che ha una storia molto limpida, qualcuno diceva ma che è venuto a fare, bisogna leggere la storia degli uomini prima di parlare, di esprimere concetti vaghi, no? Noi abbiamo pensato che c'è la necessità di avere soggetti diversi da quelli che sono stati individuati fino ad oggi nelle programmazioni passate. E il concetto di cui ha parlato Leonardo anche pubblicamente in questo convegno che mi ha fatto a Siracusa 10 giorni fa, è di un nuovo soggetto intermedio. Chi sono questi soggetti intermedi? Ecco, potrebbe essere l'idea che ha lanciato il nostro amico sindaco. Ecco, bisogna che si faccia un discorso diverso, che si mettano assieme esperienze diverse, che ci sia la capacità di avere un progetto grosso assieme, non polverizzare anche idee in tanti rivoli. Ecco, se questa idea che hanno lanciato qui con l'Unione dei comuni possa avere già un'idea comune da prospettare, questo può essere un nuovo soggetto intermedio.
e siccome la programmazione sarà riscritta su concetti più moderni che possono far riuscire a mettere a frutto le somme che ci sono. E io ho detto poco fa all'orecchio al sindaco di Erice, non è stata mai carenza di finanziamento, la Sicilia ha avuto un mare di soldi e vi dico, in questa programmazione ci sono ancora un mare di soldi. Allora il concetto di permanere nell'obiettivo 1 non è un concetto astratto, anche all'interno della Sicilia ci sono zone più o meno a decremento di crescita. E questo è l'obiettivo, è il progetto dell'obiettivo 1. E se non lo adottiamo per le zone di cui ci stiamo facendo tutori in questo momento con questo discorso, non abbiamo messo a frutto l'idea di mettere a regime interi territori. Non possiamo pensare soltanto all'un terzo del territorio. Allora il concetto dell'obiettivo 1 assieme al concetto nuovo di soggetti diversi, soggetto intermedio, e posso mettere assieme idee comuni, mi pare che la nuova programmazione potrebbe finalmente raggiungere obiettivi diversi, perché noi abbiamo speso un mare di soldi e l'abbiamo speso tutti, ma i risultati nel territorio non li vediamo. E quella cosa che diceva Leonardo, io lo sottoscrivo, perché abbiamo visto che il PIL della Sicilia, con tutti questi soldi che abbiamo speso, non si è smosso di un millimetro, quindi non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Abbiamo fatto quantità della spesa, grazie agli sforzi che la pubblica amministrazione può dire. Noi non facciamo spesa, non facciamo politica, adottiamo scelte di altri, però si vede che le scelte sono state sbagliate, che la spesa noi l'abbiamo fatta tutta e abbiamo anche avuto la premialità da parte dell'Unione Europea. Quindi non è quello l'errore. C'è chi attacca la pubblica amministrazione come se fosse l'unico guaio. Non è così. Non è così. Bisogna scegliere, bisogna che la politica faccia la politica. La politica è scelta. Deve scegliere quali sono i settori interni. Io credo che fra i settori importanti di questa terra di Sicilia ci sono le aree collinari e montane. Perché poi sulle cose che diceva il sindaco di Erice, il concetto di montano in Sicilia deve avere una deroga particolare. Siamo marginali perché siamo un'isola al centro del Mediterraneo, bisogna correggere e mettere a punto il concetto calandolo alla nostra realtà siciliana. Grazie. Tutto questo ci porta ad un altro principio fondamentale che è stato ampiamente sviscerato ieri, il principio dell'intervento in rete, il collegamento forte fra le comunità montane, l'ottimizzazione dei servizi e dei finanziamenti, in maniera da razionalizzare la spesa e dare più forza a chi finora è vissuto nell'isolamento. Un altro elemento importante è rappresentato dalla concertazione che viene dal basso. Prima capire quali sono le esigenze attraverso l'ascolto delle comunità, poi fare gli interventi e i progetti. Tutto questo anche perché esistono forti collegamenti, forti unità di intenti fra i comuni montani. Ecco che giunge a proposito l'intervento del dottor Gaetano Pavano, che è il presidente dell'Unione dei Comuni della Valle degli Iblei. Intanto buongiorno a tutti, io ringrazio l'amico e il collega Carlo che mi ha coinvolto e non era tenuto, io ritengo, ma siccome nel suo stile, nella classe di uomo serio e uomo buono, noi siciliani diciamo quando una persona è una buona persona, e lui sicuramente lo è. Chi non mi conosce, dico brevemente chi sono. Io faccio il medico di famiglia, oltre che il sindaco di Buccheri. Però non sono nato medico di famiglia. Io, la mia carriera era medico universitario, ero ricercatore all'Università di Catania. Però dopo 10 anni avevo la nostalgia della montagna. E vi giuro che fu la montagna a riportarmi, a lasciare la carriera, a riportarmi nel mio paese di origine dove sono nato. Ora da un po' di tempo che sono pentito. Chi me l'ha fatto fare a lasciare il mare, la città per venire in montagna? Del resto i miei figli, uno vive a Catania, uno vive a Bologna,
perché ho fatto sta scelta. Però più ci penso, più mi accorgo che anche se ho momenti di, come dire, di abbandono, di disperazione, poi ci penso, mi guardo, anche se ormai inquinate dalle paleoliche, i miei tramonti e il mio verde, e dico, beh, in fondo, forse mi devo rivedere le mie posizioni e devo di nuovo riconfermare che la montagna è bella. Ed è per questo che continuo a vivere a Buccheri, ad impegnarmi anche politicamente. Io ho avuto, non conoscevo il collega sindaco di Erice, e io quando parlo di Erice ho detto, ma questo è un paese fortunato, Erice, famoso nelle cronache. Poi l'ho sentito parlare e mi sono accorto che ha gli stessi problemi miei. E io ho detto, ma se si lamenta lui, io cosa devo? Mi devo tagliare le vene? Perché già ad arrivare qua ho avuto difficoltà. Voi vi immaginate cosa significa essere sindaco di un paesino di 2000 anime che non sa con chi dialogare? Perché non è vero quello che si è appena asserito ieri, che tutti nasciamo uguali. Non è vero. Quelli della montagna nascono di seconda categoria. Questa è la verità. Perché il discorso non è diritti, doveri. Il discorso è quanti voti rappresenti. E siccome la mia popolazione di 2122 ha aggiornato stamattina 22 persone, ma chi vuoi, con chi vuoi parlare? Tu non rappresenti nessuno, non hai nessun diritto, né in provincia né alla regione. Questa è la verità. È inutile che ci nascondiamo la verità. Noi che facciamo gli amministratori sappiamo perfettamente che il nostro peso, non i nostri diritti, il nostro peso dipende dalla nostra popolazione. Ma come si può pretendere che la montagna abbia una grande popolazione quando è ormai abbandonata a se stessa e vivono soltanto gli anziani, i giovani sono costretti ad andare via? Noi non avremo mai futuro. Tutto il resto sono chiacchiere. Lui si lamentava della postazione della guardia medica. Forse voi non sapete, io mi sono legato con le catene all'autoambulanza del 118. Sapete cosa fa? Perché adesso l'assessore è un magistrato che dovrebbe tutelare il diritto a tutti, cioè il diritto alla salute che è sancito dalla Costituzione. Chi lo può tutelare? Un magistrato. Bene, qual è la soluzione? Siccome il 118 in montagna è improduttivo, io dico per fortuna, improduttivo significa che non ci sono molti infarti, molte fratture, molti ictus cerebrali, per fortuna, e siccome non è produttivo, perché secondo loro è un'industria che fabbrica non so che cosa, lo togliamo. Io per difenderlo mi leggo con le catene. Poi furbamente me lo ridanno, dopo 15 giorni me lo tolgo. Poi di nuovo faccio alla Procura della Repubblica una denuncia per interruzione di pubblico servizio, me lo rimettono. Poi dopo 20 giorni me lo tolgono. Da quando, da circa 8 mesi, me l'hanno tolto circa 12 volte. Ed è una battaglia, è un gioco. Del resto, come non passiamo tempo in montagna? Così. Poi parliamo della telefonia mobile. Noi abbiamo un ripetitore TIM che funziona con un gruppo di continuità. Sono andato su Rai 3 a dire queste cose. E siccome chi ha il compito materiale di travasare il gasolio nel gruppo di continuità lamenta arretrati di pagamento, una mattina decide, io gasolio non ce ne metto. E noi rimaniamo senza telefonia mobile. Questa è la realtà della montagna. Il resto sono chiacchiere. E veniamo alla provincia. Abbiamo un nuovo presidente della provincia, l'ex onorevole Bono, il quale, siccome ha i fondi che erano destinati alle comunità montane, in estate mi promette, vi daremo i soldi a me per fare il Medifest, al collega di Sortino per fare la festa del miele, cioè per cercare di continuare a portare avanti quelle manifestazioni che consentono che la gente conosca i nostri paesi di montagna. Perché quale altra possibilità abbiamo? Se creiamo un punto di attrazione, la gente viene,
conosce, compra i prodotti tipici, magari si compra un piccolo appartamento perché è ancora economicamente conveniente. Allora, nell'enfasi della politica, dice sì, come no, daremo i soldi al comune di Buccheri per la manifestazione. Ancora aspetto che ci convochi per dire che fine hanno fatto i nostri soldi. Voi ritenete che sia giusto che un presidente della provincia, una regione, tratti la montagna come la tratti? Per questo io tutte le volte la mattina mi alzo e dico a me stesso, guardandomi in faccia, cretino, dovevi rimanere a Catania. Cuticci porta nella montagna. Poi magari la sera, quando vivo nel mio piccolo, quando sto con i miei amici, quando non sento il caos della città, il pericolo della delinquenza, allora dico, vabbè, vivo male, ma in fondo sono tranquillo dal punto di vista di incolumità alla mia salute, se non fosse per il 118. Questa è la verità. Per cui mi rimane l'ultima provocazione possibile. Voglio cambiare provincia. Non voglio più stare con la provincia di Siracusa, siccome sono un comune ai confini tra Catania, Ragusa e Siracusa, molto più vicino a Ragusa, io farò in modo, te lo dico qua pubblicamente, di appartenere a un'altra provincia che è la provincia di Ragusa. Quantomeno tento, se cambiando provincia, magari qualcuno si ricorda che esiste questo piccolo paese di 2212 anime che ha bisogno comunque di essere considerato. Questa è la verità. Il resto sono chiacchiere. Io continuo a gestire un patrimonio enorme, boschivo, sito tra altre cose di una qualità unica in Europa, che è la Zercova sicula. Sapete, quando io sono diventato sindaco nel 2003, il mio predecessore aveva deciso di cedere tutti i demani comunali alla forestale. Io ho detto no, non voglio. Poi, qual è il padre di famiglia che si spoglia dei propri averi pur di non avere problemi? Io caparbamente ho detto no, io non vado a firmare, non firmo la convenzione, io il mio patrimonio me lo voglio tenere perché è mio, perché sono convinto che la Zercova, gli sughereti, i boschi danno sviluppo a Buccheri. Ho fatto due progetti, entrambi finanziati al Bosco Pisano per un totale di 1.200.000 euro, ma alla fine io non riesco a gestire nulla, perché quando tu chiedi qualcosa a qualcuno, perché in fondo la forestale è lo Stato, il comune è lo Stato, siamo tutti della stessa famiglia, mi puoi dare una mano? Perché no, lo puoi avere una mano solo se cedi la proprietà. Sapete com'è finita? Io, siccome dopo aver speso 1.200.000 euro e quello che avevo speso grazie alla, come dire, aver partecipato e vinto una gara e quindi realizzato il recupero della zona, non avevo altre scelte che di nuovo tornare a quello di 6 anni fa, di cedere tutto il mio patrimonio alla forestale, perché è l'unico modo che ha un piccolo comune se vuole che i suoi boschi non si distruggano e che abbiano un minimo di cura. Questa è la verità. Io sono venuto qua a citare fatti, non chiacchiere. Quindi io mi auguro che ci sia una svolta seria, che ci sia, caro Lonzi, un'attenzione vera alla comunità montana. Lui si lamentava, il collega, del discorso del mare, non mare. Sapete che Buccheri è il più alto comune dei Monti Blei? Quasi 1.000 metri, 900 e qualcosa. Ma lo sapete che per la scuola il comune di Buccheri è una comunità marina, non montana? Non dico stupidaggine, è così. Io ho il mare, non lo sapevo, ma mi dicono che ce l'ho, perché se mi classificano dal punto di vista scolastico, paese marino, io il mare ce l'ho, ma giustamente ho solo un mare di guai. Grazie. Grazie al dottor Pavano, ha affrontato bene il problema legato alla produttività importanza, ed è questa la grande contraddizione di chi non crede nello sviluppo sostenibile, il collegare la produttività
alla crescita dei territori. Anche perché finora in economia abbiamo utilizzato come misura il PIL, che bene o male collega l'economia alla qualità della vita. Questo è fortemente sbagliato. Nel PIL, per esempio, entrano fortemente anche le industrie, che qualità della vita non ne garantiscono assolutamente. Allora ecco, la nuova frontiera è quella di considerare i PIL, ovviamente, perché l'economia deve crescere, collegandoli agli indici di sviluppo umano, quindi a tutti quei misuratori della qualità della vita che la montagna può garantire. Ma la montagna può garantire anche PIL attraverso alcuni meccanismi di cui adesso ci parlerà Michele Lonzi. No, volevo soltanto, poi lo elaboriamo nel corso della giornata di oggi e di domani, ma quell'esempio che ho fatto poco fa del comune Rocco di Papa attorno a Palermo, a 237 ettari di bosco, pare che Bucchetti ne ha quasi il doppio, e lui contabilizza 60.000 euro in bilancio inattivo per assorbimento CO2, lo possiamo fare anche noi, e siamo forti non di una legge provinciale, regionale, ma di un protocollo internazionale. Questo dobbiamo fare, lo scriviamo e ce lo facciamo dare perché ci appartiene. Quindi abbiamo un'idea di sviluppo del territorio, passare da terreni svantaggiati a terreni avvantaggiati. Ora facciamo una breve sospensione, andiamo un caffè e poi ci prendiamo subito fra 10 minuti. Ecco, 10 minuti, vi raccomando, i tempi stretti, perché poi la seconda parte della giornata sarà intensamente dedicata al lavoro. Siamo alla seconda parte, che è molto operativa, strettamente dedicata alle proposte per poi la realizzazione del documento. Quindi interventi programmati. Io vi pregherei interventi di 5 minuti, proprio strettamente operativi. Ci sono già alcuni che si sono prenotati, poi man mano vedremo chi vuole prendere la parola. Intanto c'è il sindaco De Luca, il sindaco di Sortino, che vuole brevemente intervenire. Vi prego i tempi e poi andiamo sulle altre. No, io volevo ribadire solo alcuni concetti, ma a livello di proposta. Innanzitutto testimoniare che qui siamo presenti quasi tutti i sindaci dell'Unione, dei comuni, e che questa scelta forte che noi abbiamo fatto è una scelta che può caratterizzare il nostro modo di essere e di accrescere il potere contrattuale rispetto alla decisione sul nostro futuro, perché il sindaco di Palazzolo diceva proprio questo, è un concetto forte che richiama e si rifà a quello che è la relazione straordinaria, la definisco quella del sindaco di Erice, dove si definisce una proposta importante alla quale io aggiungo, noi non basta solo fare lobby ed essere riuniti attorno a un tavolo per esporre le nostre problematiche. Vogliamo che la Regione ci conforti su questo aspetto, che poi queste cose rientrino nei poteri decisionali, perché poi se attorno a un tavolo noi sindaci siamo messi lì a decidere gli obiettivi che devono caratterizzare il nostro territorio per rappresentare scelte sul futuro delle comunità montane, e il tutto si ferma a sole mere parole e proposte, e allora poi si spiega perché poi i sindaci non vengono più a questi consessi e non ci si riunisce più. Anche perché hanno questo sentore di non essere ascoltati, di non essere ascoltati. È chiaro che noi non dobbiamo fermarci a questo e non possiamo fermarci a questo, abbiamo l'obbligo di essere ascoltati. Come proposta operativa vorrei dire che da questo tavolo di confronto esca anche un'altra proposta, perché non è possibile che il sindaco di Sortino, che dista in linea d'aria dal comune di Palazzolo circa 20 km, debba impiegare 1 ora e un quarto per arrivare a Palazzolo. E che il sindaco di Sortino rimanga impotente e non abbia strumenti per intervenire sul proprio territorio con i comuni limitrofi, rispetto al fatto di avere 3 strade chiuse di accesso al proprio comune. Io mi chiedo cosa faranno i nostri cittadini, ecco perché poi si prendono la valigia e una volta riusciti a scappare da quel territorio non possono più rientrare, perché non hanno le vie di accesso. Non è possibile che la Sortino Cucchieri rimanga chiusa da 5 anni
senza che i comuni vicini Sortino e Bucchieri abbiano potere decisionale rispetto al determinare una forma di intervento su quel territorio. Io oggi mi trovo ad avere un'ordinanza su un'altra chiusura, della Sortino Carlentini, un'ordinanza che di colpo mi chiude una strada, un'altra via di accesso importante, ma nello stesso tempo mi si invita a livello della provincia a convocare io un tavolo tecnico di discussione per capire come risolvere il problema. Ma siamo impazziti, ma di chi è la competenza su quella strada? E allora dateci strumenti, a livello legislativo date ai comuni competenza sui loro territori, perché i comuni possono intervenire, perché le idee non ci mancano, ci mancano gli strumenti. E allora io voglio ribadire questo concetto, questo tavolo sia un tavolo forte, ma cari legislatori, date anche la possibilità di invertire la tendenza, non accentrare, ma decentrare rispetto alle decisioni, perché noi che abbiamo avuto la fiducia non rispetto ai partiti, ma rispetto alla persona, come diceva il sindaco di Erice e ribadiva il sindaco di Palazzolo, noi possiamo incidere perché siamo a contatto con i cittadini, perché quei cittadini hanno dato la fiducia a Carlo Scibetta, a Tanino Pavano, a Paolo De Luca, a Tranchina e così via. Cari amici, questa è l'inversione di tendenza che dobbiamo cercare di ribadire e su cui dobbiamo porre l'accento forte, perché quando le comunità, e io mi chiedo come mai a Sortino da tempo chiediamo il presidio territoriale, sì, vabbè, quest'ultimo concetto e finisco, chiediamo il presidio territoriale a fianco dell'ambulanza e invece rischiamo di aver tolta anche l'ambulanza, quando il 118 che c'è ad Avola viene arricchito di presidio permanente con un ospedale accanto. Ma mi chiedo qual è la logica quando Sortino con quel 118, Bucchieri con quel 118 ha salvato vite umane. C'è il valore della vita ancora in questi territori? Lo vogliamo rispettare? Io credo di sì. Noi lotteremo per questo, per avere un senso di appartenere alle comunità montane. Io ci voglio restare, io sono fra quelli che, come Danino Pavano, è scappato dal proprio territorio, ma è rientrato nel proprio territorio per dare testimonianza di affetto rispetto a quella che è la storia che deve continuare in queste comunità montane, perché rappresenta la nostra vera identità. Grazie. Grazie al sindaco di Sortino. Preminenza del principio di prossimità, ancora una volta ribadito. Adesso c'è l'intervento programmato del direttore dell'Ufficio Speciale della Montagna, il dottor Domenico Cavarretta. Buongiorno a tutti, una prosecuzione dei lavori di ieri, mi pare che si respiri un'aria nuova finalmente, un'aria diversa, peraltro quest'area già prevista da qualche mese ha avuto quel conforto di una nuova normativa sul riassetto del corpo forestale, che ovviamente non ha avuto altro che il riconoscimento di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che sarà. E quindi su questo credo che sia finalmente un riconoscimento forte e probabilmente anche un atto, una presa di coscienza su ciò che questo corpo forestale ha fatto in Sicilia. Mi riallaccio a ciò che il dottor Lonzi diceva a proposito della forestazione come elemento strategico di economia nel territorio. Io mi permetto di ricordare, ma sicuramente inizierà anche una fase di rapporto culturale nuova, che i boschi in Sicilia sono stati fatti la maggior parte in appalto, appunto per una certa dicotomia che si è venuta a creare con un'altra amministrazione. Io ritengo, l'ho messo per iscritto anche al Presidente della Regione, che domani o ieri i boschi nei nuovi territori, e ricominciando dai territori montani, parlo per i sindaci che ci hanno ascoltato, andranno rifatti se li vogliamo fare, perché altrimenti non se ne faranno con la rete lavorativa che ha questa gestione del territorio.
si dovranno fare in appalto su progetti dei dipartimenti delle foreste, così come sono state fatte, eseguiti e controllati nel triennio, collaudati al triennio per i rimboschimenti, e poi se si vuole affidare all'azienda per la gestione. Ma finché non riprenderemo questo aspetto che si appartiene, perché la cultura comunque forestale si appartiene e si apparterrà, così come si apparteneva al corpo forestale, quindi a un dipartimento al di sopra, quindi a un corpo che strategicamente va a incidere e andrà a incidere sul territorio, credo che noi non parleremo di nuova forestazione. La nuova forestazione è legata all'appalto, che entro 3 anni collaudi i lavori e poi possiamo anche affidare a chi probabilmente dovrà gestire, mi auguro però, seguendo un po' quello che lui diceva, la selvicoltura. E su questo orientamento alcuni almeno forestali per il tempo che ci rimane nell'amministrazione, ma comunque col supporto tecnico, abbiamo dato credo la disponibilità al dottor Leonti, perché in quella sua proposta di una idea che si leghi alla selvicoltura, alla gestione selvicolturale, finalmente venga fuori col patrocinio determinante, e su questo sai quanto comunque ti ho supportato, venga fuori finalmente, ecco, vengano fuori delle direttive precise, delle regole precise su quello che significa fare forestazione, su come fare, su quali specie impiegare per uscire fuori da un marasma che oggi appunto non è legata a nessuna forma sperimentale, tenuto conto che purtroppo non considera là alcune specie che sono tipicamente siciliane, a cominciare dalla sughera, a cominciare da tante specie, che dovrebbero essere valorizzate e che purtroppo valorizzate non sono. Quindi io credo e mi auguro che una nuova stagione con questa rideterminazione e nuova allocazione anche al corpo forestale, sono certo che così come tradizione del corpo darà frutti enormi a beneficio dei comuni e a beneficio dei territori. E vorrei ricordare a tutti, ma lo proposi al mio amico sindaco di Erice qualche anno fa, quando la montagna di Erice, nella quale qua ci sono alcuni colleghi illustri, alcuni certamente forestali, abbiamo fatto i boschi, abbiamo realizzato i boschi, ovviamente assistere alla loro distruzione credo che non ci faccia piacere. Un'ipotesi di alcuni sindaci, parlo, mi ricordo, di Cefalù, fatta a un vecchio presidente della regione, ma questo sicuramente non è meno attenzionato del precedente, quello che alcuni sindaci gestiscono territori anche boscati. Non vedo perché, che cosa lo vieta, tenuto conto che oggi c'è la legge, la legge 10/96 prevedeva le giornate lavorative per comuni, non si capisce perché le debba gestire un ente quando probabilmente il sindaco li gestirà meglio, li gestirà, poi si assumerà la responsabilità, ma la gestirà sotto direttive precise di un'amministrazione del corpo forestale che certamente è in grado di dare e di dettare le regole legate a quella che è la cultura forestale, alla selvicoltura, e abbiamo avuto anche docenti illustri che hanno fatto parte di questi incontri, di questi giorni. Quindi io credo che nella nuova norma, ecco perché credo che l'assessorato al territorio, verso cui con grande piacere andrà poi il corpo forestale e che comunque darà il direttivo per la gestione del territorio, non può che prendere atto, ma con una norma, altrimenti, quello dico ai sindaci, ai amici nostri, se ogni sindaco giustamente lamenta la drammaticità dei dati, ma è un singolo sindaco, credo che non si farà niente. Io credo che una legge organica sulla montagna, che non lede i diritti, questo ormai l'abbiamo definito e assodato, non lede i diritti di nessun assessorato, ma anzi cerca di metterli insieme, perché non si capisce perché solo l'assessorato agricoltura o solo le foreste, che ribadiscono salvato comunque le montagne, devono essere i pionieri o quelli che devono risolvere il problema, e non tutti gli assessorati, non tutti i governi. Una nuova legge organica, la cui proposta è già all'attenzione dell'assessore, che per fortuna di questa provincia, e al presidente, che ha una grande sensibilità, credo su questa legge che certamente andrà a tutelare i diritti, riconoscerà diritti e riconoscerà strategie perché in effetti non si verifichino alcuni dati che io mi sono permesso di esaminare e che vorrei darvi. Parlo soltanto perché l'unico comune citato in una situazione di stima di dimezzamento della popolazione, purtroppo è un dato che vi offro, non perché è un dato negativo, ma perché finalmente si possa ritornare indietro. L'unico comune di questa provincia è Buccheri, entro 40 anni si prevede il dimezzamento della sua popolazione. Se i dati statistici sono quelli che abbiamo esaminato dal 2007, partendo dal 2007, in 40 anni la popolazione andrà a dimezzarsi. Ecco, voglio dire, questo è un dato drammatico, rilevato peraltro da tanti altri sindaci.
Questo è un dato drammatico, dello, non perché lo spopolamento sia un fatto irreale, ma perché lo spopolamento è il dimezzamento. Ci sono le tabelle, che semplifico con Bucchetti. Allora il discorso è un'inversione di tendenza. Riteniamo di aver offerto gli studi ormai portati avanti da alcuni anni, da 3-4 anni, per cui la mentalità siciliana, regionale, non può essere quella dei parametri nazionali che aboliscono i 6 comuni della provincia di Trapani, quello diceva Erice, o i comuni della provincia di Siracusa. Noi comunque, che se ne dica, abbiamo una montanità insulare, che è una montanità senza neve, che è una montanità con i disagi legati a questa montanità territoriale, si parlava proprio del territorio. Noi abbiamo un territorio che non ha le alte cime, che non ha le montagne, ma questa montanità è un disagio che sommato all'insularità è un ulteriore disagio. Su questi disagi dobbiamo incidere, secondo una norma che ovviamente messa insieme consente a tutti gli assessorati di intervenire e di fare dei sindaci protagonisti della gestione del territorio. Ma il discorso che va certamente riferito in maniera molto più ampia, che i cui dati vi ho detto che non riguardano soltanto lo spopolamento e non per piangergli addosso, ma è un discorso che l'esame porti, l'esame delle debolezze porti all'esaltazione delle strategie e delle risorse. I parchi, le riserve naturali, le unioni dei comuni, l'ente parco. Allora, nel 1981 nasce la prima legge sulle aree protette, sulle grandi aree protette, sui parchi, sui quattro parchi. Io direi al mio amico, avvocato e miei amici, mi fanno un calcolo dall'81 a ora quante migliaia di impiegati nuovi, quanti giovani abbiamo collocato all'interno dei parchi. Poi diceva lui, perché i parchi di altre nazioni sono un motivo di economia e di sviluppo, e nostri, insomma, e ci sono certamente uomini validi, uomini coraggiosi, ma ecco, nella legge 98, l'81, nella 14, guardatevela, dottor Ronzi, il termine montagna non c'è, nella legge sui parchi il termine montagna non c'è, il termine montagna non c'era neppure nelle strategie del nuovo piano strategico 2007-2013. Alla Paolocci mi sono permesso di ricordarlo, ma anche se lo guardi con attenzione, il nuovo piano di sviluppo rurale, la montanità non è un valore per i residenti, la montanità è un aiuto, se viene dato, viene dato a me che abito in città, territorio che è in montagna, nella stessa percentuale di chi risiede in montagna. Allora, finché non si differenzierà, ed è un principio che è nella logica delle cose, ma è nella logica di una norma che va normata. Io sono sicuro che con il nuovo insediamento, con la nuova allocazione andrà forte. Ecco, finché la residenzialità della montagna, i residenti nei comuni montani, i sindaci dei comuni montani, non avranno una premialità maggiore rispetto a chi non risiede in questo territorio, bene, quindi che sia un elemento premiale di sviluppo, non è mai qualcosa che succede in altre regioni. In altre regioni già la premialità si dà ai giovani che vogliono fermarsi o ritornare in montagna. La regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte, danno il 50% per tre anni, si sta spostando a 10 anni, per i giovani che vogliono ritornare nei comuni montani, per 10 anni si paga l'affitto, per obbligatoriamente rimanenti per 10 anni in un comune montano, per 10 anni si paga l'affitto, per 10 anni obbligatoriamente restando gli si paga anche il 50% dell'affitto alla prima casa. Ma sono dettati e definiti all'interno di una norma che chiaramente non può che essere alla base, a mio avviso, di uno sviluppo moderno. Finché non farete lobby, e credo che, insomma, il supporto offerto da una grande amministrazione, permetto dire, non perché le altre non lo sono, che è l'amministrazione forestale, il corpo forestale, ormai con questa scissione non si era vista bene alcuni anni fa, ma ora chiaramente è giusto magari che ognuno prenda la sua strada, ma finché con un supporto del genere non si riuscirà a definire una norma forte a beneficio unico dei comuni montani in cui queste cose vanno ad essere inserite, guardate che ci sono tutte queste cose all'interno della norma, vi prego di guardarla, ci sono tutte queste norme, ci sono tutti questi aspetti che avete esaminato, per cui ecco, o si ricorre a fatti estremi o si interviene in maniera straordinaria e ordinaria, quindi in maniera straordinaria e internazionale, perché quando si parla appunto di federalismo, ma del federalismo non lo applichiamo noi tra la pianura, la collina e la montagna, non si vede che la devo applicare, un federalismo solidale,
che dia solidarietà ai terreni, ai territori, alle popolazioni più deboli. Questo è il principio. E mi scusi, purtroppo il tempo è tiranno. Chiaramente. Questi sono principi comunque, che andranno ad essere definiti. Sulla montanità io credo che noi stabiliremo il principio, questa regione lo stabilirà, che tutti i territori sopra i 500 metri comunque sono montani, restano montani, quindi vanno e rientrano in un assetto premiale, e tutti quei comuni al di sopra i 500 metri ubicati devono essere comuni montani. Questo è il principio che stiamo portando avanti, perché questa tipologia di montanità appartiene a questa regione che è inserita in un contesto mediterraneo su cui ci si sta muovendo sullo stesso piano. Grazie. Grazie. Il commissario Foti, il commissario degli enti parco. Ente parco dell'Etna, ovviamente. Sì, buongiorno a tutti. Intanto a nome del parco dell'Etna saluto tutti gli intervenuti e soprattutto ringrazio il dottor Michele Nonzi, il comandante generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per l'invito che ha rivolto agli enti parco. Io a nome del Parco dell'Etna non posso che rappresentare i problemi della montagna per eccellenza per la Sicilia, che è proprio l'Etna, e non potevamo, esatto, come la chiamiamo tutti quanti noi, la montagna, per sottolinearne appunto la generosità e l'aspetto peculiare, e non potevamo assolutamente mancare a questo appuntamento. Io devo fare un elogio per questo tipo di manifestazione, perché oltre ai contenuti commemorativi che stiamo sentendo un po' tutti, ci sono dei contenuti e delle progettualità concrete e serie da poter sviluppare e portare avanti nelle sedi istituzionali competenti. Io, visto che il tempo a disposizione è molto breve, cerco semplicemente di focalizzare i punti che più interessano le nostre comunità. Come territorio sicuramente siamo un po' distanti da quello di Palazzolo Acreide e da quello dei comuni che oggi sono qui rappresentati, ma vi assicuro che i problemi sono gli stessi. Dovunque si vada, i problemi della montagna sono esattamente uguali. E devo dire con molta franchezza che aver sentito anche l'amico Cavarretta, che ha fatto la sua relazione così accalorata, mi crea anche un certo entusiasmo e una certa fiducia sulle cose che potranno essere fatte nell'ambito dell'amministrazione regionale. Io invito tutti a andare anche a visionare un importante disegno di legge che era in procinto di essere presentato nella passata legislatura del governo regionale, proprio a proposito di leggi che possono sostenere i comuni montani. Il disegno di legge 1607 con a firma del primo firmatario, senatore Carlo Perrin. All'inizio di quest'anno, a gennaio del 2007, sono venuti in visita presso il territorio etneo un gruppo interparlamentare composto da senatori e deputati bipartisan, sia del centrodestra che del centrosinistra, per cercare di capire quali erano i fabbisogni di ogni singolo territorio montano della penisola e tradurli e trasporli in un disegno di legge nazionale che prevedeva, e prevede ancora, anche se è rimasto un disegno di legge, dei benefici molto molto importanti a 360 gradi per tutte le popolazioni. Ho anche avuto modo di visionare così in maniera molto veloce il disegno di legge che sta elaborando il nostro amico Cavarretta, e devo dire che i due disegni di legge non sono antitetici, ma anzi possono essere benissimo integrati. Faccio un esempio concreto della bontà di questo disegno di legge, che ripeto era un disegno di legge bipartisan nella passata legislatura, che non è andata avanti solo ed esclusivamente perché il governo, come voi sapete, è caduto qualche mese dopo. Questo disegno di legge prevede intanto degli immediati benefici per le popolazioni montane, a prescindere da una norma cosiddetta di attuazione, perché tutti sappiamo bene che le leggi sono sì importanti, sono anche degli strumenti diciamo iniziali che devono esserci per poter poi attuarli, ma il problema è che a volte per renderli applicabili occorrono ulteriori decreti, ulteriori regolamenti che ne allungano a dismisura la concreta ed efficace applicazione. Da questo punto di vista devo dire che questo disegno di legge invece era di per sé abbastanza completo e di immediata applicazione. Questo era il primo punto a favore di questo progetto di legge, e prevedeva, visto che ancora non è stato ripresentato da questi parlamentari, prevedeva intanto dei benefici diretti per tutte le popolazioni, per tutti coloro che abitano i comuni montani, e degli sgravi contributivi e degli sgravi fiscali che sono di pertinenza statale, come voi tutti sapete,
e poi prevedeva, visto che oggi si è parlato tanto di sanità, di una sanità di montagna privilegiata che il ministero competente avrebbe dovuto cercare in qualche modo di garantire. Quindi anche questo aspetto, che ho sentito oggi è stato dibattuto ampiamente, in questo disegno di legge era preso molto in considerazione. Anche il sistema scolastico, per esempio, per coloro che andavano a insegnare presso i comuni montani, era oggetto di benefici diretti. Il sistema radiotelevisivo, il sistema delle comunicazioni, sia di trasporto che delle telecomunicazioni, in rete che della telefonia mobile, che ho capito sono anche qui un problema come nel resto delle zone montane della nostra isola. E c'erano anche dei riferimenti alle risorse naturali del gas, del metano, quindi degli approvvigionamenti idrici di questi comuni. Ne ho citati solo alcuni esempi di cosa questo disegno di legge prospetta o prospettava, speriamo che possa essere riproposto, per dare anche modo all'amico Gavarretta di poterlo andare a visionare e cercare di renderlo in perfetta simbiosi compatibile con il suo disegno di legge, che ho visto è abbastanza corposo e anche diciamo molto completo per ciò che riguarda le competenze della Regione a Statuto Speciale. Io non aggiungo nient'altro, anche perché gli interventi saranno sicuramente ancora numerosi, e auguro a tutti quanti noi un buon proseguimento. Grazie. Grazie anche per l'autodisciplina nell'intervento, nello stringere l'intervento. Adesso il dottor Stefano Pignotti, tecnologo dell'EMI, lo abbiamo chiamato in causa durante il dibattito, lo vorremmo al microfono. Allora, intanto vi ringrazio perché noi siamo un ente di ricerca e questa qui è una delle abbastanza rare occasioni in cui si riesce ad andare a verificare direttamente sul territorio quelle che sono un po' le risultanze del nostro lavoro con chi su quel territorio vive. Quello che, di cui ci siamo occupati in quest'ultimo anno e mezzo sono gli aspetti praticamente di montanità, cioè la definizione dei territori montani e la governance dei territori montani. Questo a causa del dibattito che voi sapete c'è stato a partire dalla scorsa finanziaria sulla riorganizzazione sostanzialmente poi della governance. La questione è che ovviamente le due cose che sono disgiunte, cioè un territorio è montano secondo determinati criteri, che sia governato o meno da un ente, di fatto quello montano è, purtroppo sono messi insieme, e sono messi insieme sui parametri, cioè i criteri di definizione. E questo scatena anche poi le osservazioni che voi avete, qualche sindaco, il sindaco di Erice ha mosso oggi giustamente, ma che a nostro avevamo già sollevato col passato ministro Lanzillotta l'anno scorso, cioè quello che non è possibile definire un comune, cioè parlare di definizione di un comune montano e escludere i comuni costieri. L'Italia è una situazione talmente variegata che tutto ciò non ha senso. Le catene costiere tradizionalmente, per esempio i Peloritani, ma anche l'Aspromonte, le amministrazioni hanno sempre avuto un accesso al mare perché il mare consentiva storicamente una serie di opportunità, ma spesso e volentieri la gente poi vive in montagna. Allora, a quel punto quel criterio taglia le gambe a una fetta di montagna che ha tutto il dovere e i titoli di essere montagna. Se la vediamo dal punto di vista economico si parla di un'altra cosa, si parla, che ne so, la montagna della Liguria. Lì l'economia sta sul mare e se vogliamo intervenire su aspetti di carattere economici, lì eventualmente possiamo tirar fuori dei criteri che sono i criteri di vicinanza alla costa. Questo purtroppo è rimasto inascoltato. Volevo aggiornare sulla legge, sulla proposta di legge nazionale che è stata in realtà poi presentata il 28 febbraio in una conferenza stampa sempre dal gruppo parlamentare Amici della Montagna, il documento aggiornato che sostanzialmente ricalca quello che lei ha citato, cioè ha all'interno ancora quelle tipo di disposizioni, ma ahimè, questo poi l'avevo mostrato ieri in una slide, continua a fare confusione sempre sul concetto di montanità, perché tira fuori come
diciamo, secondo me peggiora la situazione, perché fa riferimento ai comuni ad alta specificità montana, che sono un qualche cosa che in qualche modo, insomma, senza starsi a nascondere tanto dietro un dito, è una cosa che interessa soprattutto le Alpi, perché poi alla fine le leggi sulla montagna, insomma, nella mia breve esperienza, vengono fatte da chi ha la montagna alpina e non da chi ce l'ha quella appenninica e tantomeno quella insulare. Allora, non dico che, cioè, io faccio parte di quelli inascoltati, mettiamola così, però cosa possiamo fare insieme? Innanzitutto, secondo me, approfondire un modello di studi per la montagna insulare è già un passo avanti. Noi siamo a disposizione come enti di ricerca per far questo, perché la cosa oltretutto ci diverte, cioè ci appassiona, siamo ricercatori, quindi questo è il nostro lavoro. E l'altra cosa è confrontarci con gli amministratori locali. Perché? Perché mentre parlava il sindaco, i vari sindaci, ma in particolare poi il sindaco di Erice, io avevo il computer aperto dietro con i miei dati e tentavo di simulare quello che lui stava dicendo. Quindi il riferimento di Cavarretta ai 500 metri è ottimo, ho fatto immediatamente la simulazione a 500 metri, non abbiamo tempo per mostrarla, però quello che viene fuori è una fotografia della montagna, dopodiché quello che c'è sopra sono delle amministrazioni. Allora bisogna andare a vedere quanta parte di territorio è all'interno di quei 500 metri un comune, dobbiamo andare a vedere le persone dove vivono, dobbiamo vedere le strade, i servizi dove stanno e quanto tempo ci impiegano per raggiungerli. Tutto ciò è per me semplicemente un modello che deve essere messo a disposizione degli amministratori per fare le scelte consapevoli. Questo è lo scopo di un ente di ricerca. Cioè, noi ovviamente non facciamo politica, però se siamo in grado, sono in grado, noi, il nostro gruppo di lavoro, di fornire uno strumento che consenta agli amministratori, in questo caso, di scegliere i 550, ma per la passata legislatura il fatto di vedere una definizione rappresentata su carta gli ha consentito di non commettere degli errori madornali, perché una delle proposte che io avevo sentito il relatore Legnini al Senato della finanziaria era una proposta che sulle 350 comunità montane esistenti ne tagliava 270, unicamente perché c'era un E o un O su un criterio di confinanza che faceva conflitto. Allora, questo, diciamo, come ente di ricerca è a disposizione di chiunque ce lo chieda. Grazie. Grazie. I ricercatori hanno sempre il dono della sintesi. Adesso la dottoressa consolo del Formez. Buongiorno, si passa dagli enti di ricerca agli enti di formazione. Siamo il Formez, come sapete, è un'agenzia pubblica che accompagna le fasi di programmazione, di progettazione, la formazione, l'assistenza, l'affiancamento alle pubbliche amministrazioni regionali, locali, ma anche centrali. E siamo qui oggi, per la seconda volta, eravamo presenti anche a Enna, per mettere a vostra disposizione il nostro, diciamo, bagaglio di affiancamento, di assistenza per le nuove politiche regionali. L'ambito nel quale diciamo, ci collochiamo è quello che lancia la Commissione europea e che è quello di valorizzare la territorialità. Sappiamo che le politiche del 2007-2013 verranno misurate soprattutto a livello locale, quindi la politica regionale verrà misurata e raggiungerà, diciamo, si individueranno i risultati raggiunti dalla politica regionale andando a misurare le politiche territoriali locali. È per questo che la Regione, in particolare appunto il Dipartimento Foreste, sceglie di porsi in una condizione, diciamo, di ascolto dei territori e soprattutto di affiancamento. Il programma che intende sviluppare è un programma nell'ambito del quale noi daremo il nostro contributo, quindi appunto ribadisco ci rendiamo disponibili in questo, è quello di ascolto del territorio,
La prima fase di audit del territorio è già avvenuta a Enna e nell'ambito della stessa sono venuti fuori una serie di fabbisogni da parte dei sindaci presenti, ai quali, che poi citerò, ma ai quali oggi mi pare se ne aggiungano ancora degli altri. Alla fase di audit, quindi per la raccolta del fabbisogno dei territori, si abbina una fase di informazione e di formazione. Anche la fase di informazione è già stata avviata a Enna, sono stati esposti infatti nuovi strumenti, sia di tipo finanziario, quindi di tipo di programmazione finanziaria a favore dei comuni montani, e la fase di formazione prenderà avvio con l'organizzazione di una serie di incontri sul territorio sotto forma di workshop, di tavole rotonde, di trasferimento di conoscenza, ma soprattutto di competenza, al fine di rendere più forti i comuni, soprattutto i piccoli comuni che appunto hanno normalmente più necessità di attrezzarsi rispetto alla possibilità di tirare risorse. Ho sentito che la proposta, la richiesta accorata dei comuni montani che appunto si trovano in difficoltà non solo per la collocazione geografica ma anche per l'assenza di strumenti, per l'assenza di attrezzature, per l'assenza anche di competenze, spesso ci sono delle scarse competenze in materia di pianificazione o in materia progettuale o comunque lì dove ci sono c'è una scarsa presenza di risorse poi disponibili da poter impiegare in questo. Quindi accanto alla possibilità di fare lobby, che poi appunto è quella di organizzarsi per poter insieme, quindi costituire una forza e magari poter avere dalla regione anche delle misure da gestire in modo diretto, quindi a regia diretta, esiste anche tutta un'altra fetta finanziamenti e di risorse a cui attingere che richiede lo sviluppo di capacità progettuali. Una l'esigenza formativa maggiore espressa infatti al seminario di Enna da parte dei comuni presenti in entrambe le giornate era proprio questa. Noi normalmente abbiamo difficoltà di accesso alle informazioni che derivano dai documenti programmatici. Quando le abbiamo, abbiamo difficoltà con i tempi, di solito tempi ristretti per poter rispondere ai bandi, quindi abbiamo necessità di trovarci pronti già prima o comunque avere, disporre di un parco progetti pronto da far viaggiare più rapidamente sulle opportunità offerte in modo da poter tirare ulteriori risorse. I piccoli comuni hanno proprio necessità di questo, avere più risorse. Quindi assieme all'assegnazione che tutti auspichiamo di maggiori risorse in modo diretto, abbiamo anche una possibilità di poter tirare risorse, quindi attrezzare i comuni con uffici di progettazione, con parco progetti e soprattutto con un'informazione precisa e puntuale in modo da poter agganciare le risorse programmate e da poter tirare. Molti comuni si lamentavano del fatto di essere arrivati in ritardo, di non aver potuto attivare i contratti di consulenza, perché molti comuni per poter far viaggiare le risorse, così appunto ci dicevano, hanno bisogno di affidarsi a risorse esterne e quindi i 30 giorni normalmente affidati sono così pochi. Un'altra esigenza emersa è oggi, mi sembra di capire, è che al di là della possibilità organizzarsi, di avere dalla regione questo supporto formativo, questo supporto informativo-formativo, l'elemento principale è essere ascoltati. Ci sono comuni in maggiori difficoltà anche appunto di collegamento, di strade o altro, ma soprattutto anche difficoltà dovute a una popolazione, a una densità di popolazione bassissima, che sembrano appunto non avere voce e non avere possibilità di ascolto. Ribadisco, la regione si pone in fase di ascolto e noi mettiamo
a disposizione la nostra competenza per poter far viaggiare il proposito appunto della regione, anzi il piano della regione in questo senso, in modo da avvicinarlo maggiormente a voi, quindi ai territori montani. Volevo ancora aggiungere un'ultima cosa. Velocemente, però, per favore. Ho sentito di varie proposte di legge, però al di là di questo volevo segnalare che una delle esigenze che avete espresso è: diamoci dei criteri premiali di assegnazione, cioè se è un comune montano presentare un progetto, facciamo in modo che questo abbia dei criteri di selezione che premiano, che compensano quindi appunto lo stato, già il disagio il quale si trovano, e che ci aiutino maggiormente a poter far viaggiare le nostre politiche di sviluppo. A proposito di criteri premiali, voi sapete che non esiste più la riserva premiale 6-4 FAS, come è stato per il precedente periodo di programmazione, però le regioni, gli stati e quindi le regioni sono liberi di poter individuare dei sistemi premiali se vogliono andare a sollecitare maggiormente delle politiche attive sul territorio. Allora, al di là di ogni legge nuova, che quindi richiede tempo ovviamente, nella speranza che al più presto vengano attivati i bandi, i criteri di assegnazione possono già prevedere un sistema di assegnazione premiale al comune montano con pochi abitanti, come anche al comune, all'insieme, a un gruppo di comuni montani, a un'unione di comuni montani che non ha bisogno di aspettare una legge per essere maggiormente valorizzato, ma forse può viaggiare con canali più snelli, più rapidi. Io vi ringrazio e buon lavoro. Grazie alla dottoressa Console. È previsto l'intervento del presidente del CAS, Mario Crispi. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare l'invito, che è stato rinnovato anche quest'anno, al club da parte del dottor Nonzi. Porto un saluto da parte di tutto il club alpino siciliano, che per chi non lo conoscesse, perché in quest'area della Sicilia è un po' da almeno 80 anni che non ci sono sedi attive. Il club nacque alla fine dell'Ottocento e nei primi 20-30 anni aveva sedi in tutta la Sicilia. Adesso invece la nostra attività è momentaneamente, dico momentaneamente perché non è mai detto l'ultima parola, è concentrata di più sulla Sicilia occidentale. Noi abbiamo vari rifugi sulle Madonie, uno sui Nebrodi, uno l'abbiamo nella riserva naturale di Ficuzza. La nostra attività è strettamente legata a quelle che sono le condizioni anche dell'organizzazione soprattutto delle aree montane. Noi ovviamente ci occupiamo di rendere, di organizzare attività, di renderle fruibile in quelle che sono le nostre strutture, ma soprattutto anche cercare di portare in montagna le persone, soprattutto i giovani. Allora, quando ci ritroviamo di fronte a delle realtà organizzate, ovviamente questa, per un'organizzazione come la nostra, è un bene. Diciamo che il fatto di riuscire, attraverso anche azioni di questo tipo, quindi incrementando opportunità di dialogo per la risoluzione dei problemi, ma finalizzandole alla creazione di reti, e mi pare che in questi giorni ho sentito che già sono in piedi vari collegamenti tra comuni che possono appunto ricadere non solo negli ambiti di aree territoriali omogenee, come possono essere le comunità montane o cose similari, ma cercare delle relazioni che siano anche trasversali, per far sì che si possano costituire degli itinerari e lavorare su questi itinerari, che possono essere turistico-culturali, possono essere di vario tipo. Lavorare su queste reti in maniera profonda significa che non può esistere, come il sindaco di Buccheri diceva poco fa,
problemi di base, cioè di avere il problema di avere il 118 disponibile. Questo è assurdo. Cioè, siamo in Europa, non siamo nel Centro Africa. Cioè, se noi non riusciamo a risolvere in maniera veramente basilare queste cose, cioè, ma dove si vuole arrivare? Allora, quello che posso suggerire io da organizzatore, ma anche da utente, è quello che se io mi ritrovo dentro un sistema organizzato di comuni, di parchi che funzionano, di comunità, allora io da fruitore posso sicuramente incentivare la mia visita in questi luoghi e da organizzatore posso incentivare il coordinamento di attività da svolgere. Cioè, io quando ho l'opportunità ci vengo volentieri in quest'area della Sicilia, però per un abitante di Palermo è un'area lontana. Allora, se ci sono tutta una serie di servizi che mi vengono offerti, questo può diventare un interesse. Ma se io mi devo andare a studiare la situazione 2 mesi prima, perché ho delle difficoltà oggettive a trovare dei luoghi e delle situazioni che mi possono venire incontro, obiettivamente ci penso più di una volta. E se faccio questa considerazione da residente in Sicilia, figuriamoci chi deve venire da altre nazioni o da altre regioni. E questo è una cosa che vale per tutti, vale per la Madonia, vale per i Nebrodi, cioè è una cosa collettiva, non è di questa o di quell'altra area. Allora, sviluppare delle reti è fondamentale. Le reti, la prima rete è quella della regione. La regione Sicilia è già una rete. Allora, riuscire a far funzionare ancora meglio questa regione è il punto iniziale. Poi, via via, ci sono delle sottorreti. Questo discorso delle reti è un concetto che si sta adesso sta iniziando ad affacciarsi nella nostra nazione, ma in Europa già sono avanti di 20-30 anni. Andate in Spagna, andate in Francia, cioè qualsiasi micro realtà è già in rete. E in rete significa che è relazionato a tutto il resto del territorio, soprattutto europeo. Ed è già in rete nel senso anche di internet, nel senso che loro, tutta la promozione, la fanno attraverso quello strumento, per cui hanno affluenze che sono affluenze record. E non è un caso questo. Cioè, quindi rendiamoci conto che queste opportunità devono servire per sviluppare queste cose. Cioè, è giusto che ci si lamenti per risolvere i problemi basilari. Però il ruolo di amministratori che c'hanno i sindaci, che c'hanno i vari assessori, che c'hanno i vari presidenti, è fondamentale. Cioè, assumersi questa responsabilità. Dovremmo concludere, sì. Purtroppo il tempo. Vabbè, io essenzialmente avevo già finito. Comunque, grazie ancora. Grazie. Adesso il presidente del CAE di Siracusa, Amidolo. Buongiorno a tutti, io rappresento oggi sì, la sezione di Siracusa, ma in particolare Mario Vaccarella, che è il presidente regionale del Club Alpino Italiano, che ringrazia per l'invito, ma non è potuto venire per problemi di lavoro e comunque augura buon lavoro. E io vorrei approfittare per tentare di dare un piccolo contributo dopo aver sentito il grido di dolore dei vari sindaci della zona montana, che sono effettivamente centri effettivamente emarginati. E il Club Alpino Italiano è da un lato un ente di diritto pubblico e dall'altro è anche un'associazione ambientalista di volontariato, ma con uno scopo unico, uno scopo che in effetti è comune a tutte le istituzioni, quelle regionali e quelle comunali, cioè è la salvaguardia e la valorizzazione del territorio tutto e in particolare di quello montano che a noi interessa. Ebbene, in quest'ottica noi ci muoviamo, come ho sentito anche il confratello del CAS, ci muoviamo per tentare una divulgazione della conoscenza particolare e approfondita del territorio
perché dopo una conoscenza approfondita ci può essere, ecco, l'attaccamento al territorio come nel proprio orticello, e quindi poi si pensa successivamente al rispetto e finalizzata poi alla tutela. Ma oltre questo poi il punto finale dovrebbe essere la valorizzazione del territorio, senza di questo effettivamente una tutela non ha senso. E a questo punto io vorrei dire che per quanto riguarda la valorizzazione, il Club Alpino insieme a tante altre associazioni della provincia di Siracusa, Ragusa e Catania un anno fa si sono riunite e hanno creato il comitato promotore del Parco di Giblei. Questo comitato ha lavorato intensamente, ha prodotto un progetto e vi posso dire che 15 giorni fa circa questo progetto è stato presentato all'assessorato competente regionale al territorio, perché l'auspicio è quello di poter avere un parco, il Parco degli Iblei anche qui da noi. Ma al di là del discorso burocratico amministrativo, l'iter se sarà fortunato o meno questo parco, a me interessa sottolineare un aspetto importante del parco: che cosa può generare un parco, quali atti virtuosi può creare un parco. Onestamente in Sicilia abbiamo degli esempi purtroppo non redditizi dei vari parchi, cioè in Ebroti, Madonie, Etna. Io mi riferisco però ai parchi che ho visitato soprattutto al nord, dove è, diciamo, il paradiso, la zona Trentino. I parchi hanno creato un sistema economico invidiabile. Mi dicono gli amici della sezione di Trento che la voce più grossa del PIL regionale è il turismo. Nell'ambito del turismo il 50% è rappresentato dal turismo verde. Turismo verde significa escursionismo, portare nei parchi le persone perché viaggiano circa nell'anno 3-4 milioni di persone. I giovani hanno ripreso le malghe e quindi lavorano in alta montagna, i sentieri sono pieni di rifugi, di punti di ristoro, di punti di accoglienza, di punti di visita, gli artigiani hanno ripreso a lavorare, i piccoli paesini abbandonati in alta montagna hanno ripreso a vivere. Questo è l'esempio fulgido del nord. Però direi che se ci avviciniamo al sud, andiamo al Parco Nazionale d'Abruzzo, e non so chi l'ha visitato da recente, io l'ho visitato circa 15 anni fa, i paesi erano completamente, Civitella Alpatena e qualcun altro, erano completamente abbandonati, distrutti. Se si va a visitare adesso il Parco Nazionale d'Abruzzo è diventato qualcosa di eccezionale. Prima gli abitanti non erano d'accordo, ora qua è chi tocca il parco agli abitanti. Giù scendiamo e andiamo al Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte è quello, diciamo, più recente, e ricordo sempre le parole di Tonino Perna, che è stato il primo presidente del Parco Nazionale. Quando si è trovato di fronte a questa responsabilità ha detto: cosa posso fare? Bene, ha fatto un pullman, ha preso tutti i sindaci della zona della Locride e se li ha portati per un mese in giro per l'Italia a fare visitare tutti i parchi. Bene, i sindaci sono ritornati così entusiasti e tutti quanti adesso stanno operando perché il parco possa avere un futuro di economia sostenibile, come tutti appunto auspichiamo e speriamo. Quindi sono degli esempi che abbiamo, purtroppo da noi questo ancora non è, l'abbiamo, mi pare, sentito. E allora quindi dovremmo fare passare il messaggio del parco. Noi dottori ci siamo conosciuti all'APT di Siracusa l'anno scorso perché abbiamo tentato di riprendere la festa degli Iblei. È stato un momento importante, abbiamo, mi ricordo, individuato il comune di Sortino. Il sabato recente abbiamo avuto il convegno dove abbiamo spiegato alle popolazioni locali, ecco, i vantaggi del parco, le varie leggi, le varie possibilità di finanziamento. Ma il giorno successivo, la cosa che credo che è stato più importante, abbiamo portato circa 150 persone delle varie associazioni, delle scuole, ragazzi, e abbiamo visto la commozione dei ragazzi della Proloco, che accompagnavano pure loro, che non avevano visto mai una confusione tale nel centro storico e nelle vie di Sortino, di Ruta, fino a scendere alla Valle dell'Anu. E anche la popolazione locale abbiamo notato che guardava con interesse e con un certo entusiasmo. Quindi ci può essere una prospettiva, non capisco perché in altre parti noi l'abbiamo e qui da noi ancora. Speriamo di poter lavorare in sinergia in questo senso. Grazie. Grazie, grazie.
Abbiamo comunicazioni dal Presidente della Provincia di Siracusa, Nicola Bono, dal Presidente della Provincia di Ragusa, Franco Antoci. Non sono con noi oggi perché impegnati nella concertazione a Palermo per la nuova legge sul turismo. Saranno qui comunque domani. Abbiamo anche un telegramma del Ministro Fitto, Ministro per le politiche economiche, e ci dice che non può essere con noi, però in ogni caso ci augura buon lavoro e spera alla prossima occasione di essere, cioè quel secondo ministro che ci è vicino in momenti così importanti di dibattito. Intanto le conclusioni al comandante Lozzi. Vado sui parchi. Io credo che anche qui faccio una proposta esecutiva, perché non dipende dalla questione dei parchi, ma sapete cosa succede nel resto d'Italia? I comitati tecnici scientifici nel resto d'Italia sono fatti dal corpo forestale, sono fatti dal corpo forestale, è tutto là, lo ripeto mille volte, sono fatti dal corpo forestale, non ci sono interessi strani, il corpo forestale è a servizio delle popolazioni, dobbiamo recepire la stessa norma per mettere in condizione i parchi di essere fonte attiva e non fonte di preclusione di attività, l'uomo deve tornare a viverci e a fare attività. Quindi su questo abbiamo già un'idea molto forte. Proposta operativa poi sulla questione della rete. L'ho già detto stamattina, noi abbiamo un'ambizione, noi Corpo Forestale, lo facciamo noi. Lo facciamo noi perché daremo alle nostre strutture la possibilità di essere collegati in rete e noi metteremo al servizio dei comuni, perché siamo in tutti i comuni e in tutti i territori di questa Sicilia, la possibilità di collegarsi in rete. Quindi questa cosa cercheremo di risolverla noi in maniera rapidissima, senza grandi questioni. Alla fine c'era nel programma l'approvazione della protezione finale. Io faccio una nuova proposta operativa, che è questa. Il Corpo Forestale, assistito da un suo dirigente, dottore Guida, elaborerà una mozione finale che parte da quella questione che ho elaborato io, molto concreta, protocollo di Kyoto, fiscalità di vantaggio, più la possibilità di mettere, come richiesta forse, la nostra legge sulla montagna siciliana, e quindi elaboreremo con l'ausilio di alcuni amici che oggi qui ci hanno dato supporto, il dottore Cavacette, l'avvocato Foti, e come rappresentante dei sindaci prendiamo qua il nostro amico Scibetta e li convocheremo per questa idea molto sintetica, la elaboreremo e spenderemo a tutti i sindaci dei comuni montani la nostra proposta per vedere se ha l'approvazione e poi presentarla ufficialmente al Presidente della Regione. Quindi chiudiamo il cerchio in maniera molto semplice. Grazie. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, appuntamento a domani per la terza giornata. Sì, e c'è la degustazione adesso, certamente, siete tutti invitati. Biblioteca, magari.